dalla Roma di Guardiola alla Lazio di Sarri, Inter e Napoli in Champions, è tornato il processo di Mario YouTube. In un'epoca in cui gli allenatori si cambiano come le mutande, in un'epoca in cui gli allenatori vengono cambiati il giorno prima di un ottavo di finale di Champions, in un'epoca in cui gli allenatori vengono criticati per qualsiasi cosa, l'unico che io non cambierei mai si chiama Stefano Pioli. L'editoriale di Mimmo, stavo leggendo, ridendo per quello. Ciao Mimmo, come stai? Avanti con Pioli a vita. Ma vai, che è. L'hai vista? L'avete vista? Perché tanto Manfredi. L'hai vista te l'intervista di Fedez a sì, Travaglio? Ah, l'hai vista? Sì. Bravo. Mentre io ero su GTA, tu stavi lì, eh? Un tranello, minchia, ne parliamo. Però dopo l'avete so, vista, sai, ragazzi, in chat, voi quando lo vedi ogni tanto ti sento YouTube domanda, su YouTube ti fai una domanda se era un po' preparato, non lo so, cioè mi sembra assurdo che si sia fatto asfaltare così volutamente. Cioè no raga, Fedez no, nel senso che non volete neanche parlare. Sì, ha voglia, sì, povero Fedez, Fedez demolito da Travaglio, no, contro al Bayern, disintegrato da Marco Aleandro Travaglio, minchia, arcobaleno emotivo Travaglio, porca troia, però per me la roba incredibile che si evince da quell'intervista lì è il fatto che, cioè, c'aveva ragione Luis, c'è un video di Luis, raga, dove praticamente fa il riassunto di Muschio Selvaggio, quello dove critica, cioè dove spiega perché se n'è andato, no, dove lui fa vedere praticamente, ecco qua, Muschio Selvaggio in breve si chiama, ed è il riassunto di quella, io vi dico, l'ultima puntata che avevo visto di Muschio Selvaggio è quella con Bello Figo, dopodiché non l'ho più vista e fa cagare per questo motivo qua. Muschio Selvaggio, idro massaggio. Bentrovati a Muschio Selvaggio. Oggi abbiamo con noi sera. Sì, chiaro. Sì, sì, posso dire una cosa? Però scusatemi, per arrogarmi il diritto dell'ingerenza della Chiesa, opulenza. Io. Sì, ovvio, sì. Lì è un retaggio culturale comunque, è quello che asserisco comunque. Tutto, oh no, Manfred, cioè lui utilizza... Io praticamente... non lo vedo tanto, quindi non ti so... No, neanch'io, però l'ho visto oggi, se ti fai caso, tutte robe autoreferenziali a io, cioè era una bella opportunità... secondo me di fare un punto sul giornalismo con Travaglio che è un mostro, invece è stata utilizzata per delle robe personali proprio sue. Ma perché cioè, è un po' come te con l'Inter, lui con la Lucarelli comunque, sì. Mamma mia, e vi dico, anche Marra, che a me piace tantissimo, lo dicevo anche oggi sulla Fucina, lo trovo un po' come nerfato, cioè mentre nel Cerbero secondo me vedi il vero Marra, qua la sente proprio la presenza. No, secondo me invece io l'ho visto pochissimo. Cioè, secondo me, a me sembra che non gli piaccia proprio. Cioè, che lo ma fa... tu l'hai mai visto al Cerbero? Te lo segui poco il Cerbero? Non sei... poco, ma comunque da quel poco che seguo ho visto che il podcast con Fedez sembra che lo faccia tanto per fare. Cioè, no, lui secondo me prova a mettere un po' di suo, però deve sempre stare in punta di piedi e mi dispiace perché secondo me... non gli piace. Come podcaster Marra è uno dei, dopo di me ovviamente, uno dei più bravi. Grande Davidone.
però lì lo trovo nerfato, cioè proprio come se dice, ho capito, tipo come io con te se devi parlare dell'Inter, ho capito, ma dovrebbe ogni tanto fare così Marra. Vado avanti un attimo e parlo io di voi del tema. Allora, per chi ha visto il Best Of ha capito che questo non è un canale solo sportivo, ok? Oggi grande puntata sulla coltivazione, un pezzo sulla coltivazione indoor, dove stiamo, dopo aver portato Faina fuori dalla politica, stiamo anche traghettando delle menti assuefatte dal sentimento calcistico verso la libertà di pensiero. Un piccolo passo per Pancio, un grande passo per il paese. Fedez. Parliamo di calcio, dai. Che per quello che siamo qui. Tanta roba questa. Immenso, immenso. Non sempre quello lì. Sto tornando, merde! C'è Martin Garrix 130, il nostro direttore Augusto, il numero uno dell'universo Ciccione. Dai, stacca la camo. Dove stai andando? No, ma stai. Non guardare, guarda la strada, ignorante, che ti fai male. Minchia, tra l'altro, quale strada? Tra l'altro, c'è da Roma. Nessuno. Scusami, da Roma a Terracina sono strade di merda. Cioè, ma che cazzo dici? Sto sull'autostrada. Quanto ci metti? Quanto ci metti a fare Roma a Terracina? Ma ci vuole almeno un'ora e mezza. Un'ora, no, così ci metto un'ora. Io credo che fra 45 minuti, 50 sto a casa. 50 minuti Roma a Terracina? No, no, però sono partito da un po', un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Vabbè, ma con le buche che ci sono a Roma, cosa sono? 10 km per non rompere la macchina, praticamente, un'ora e un quarto. Un'ora e mezza. No, beh, dove stavo io è tutta autostrada, quindi... Fa schifo. A Terracina ci sono le strade? Ci sono, non è la... No, non c'è sì. L'autostrada fino a Terracina, dai, ma che... Dai, non dir cazzare. No, fino a Fiorentino poi c'è sulle strade. C'hanno il mare, non c'hanno manco le strade a Terracina, la madonna, veramente... Ma stai a parlare tu che c'è... Per favore, porta rispetto alla Calabria. Allora, faccio entrare, come tutti i lunedì, il più grande giornalista sportivo italiano, Marco, il re di Rai Sport Mazzocchi. Buonasera. Ma sbaglio... Ho visto un intro orripilante stasera. Sì, sì, sì. Quello su Pioli? No, 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 ho visto l'ultimo pezzo in cui c'era Fedez, là che c'era Travaglio, quella roba lì. Mamma mia, ragazzi. Siamo messi veramente, veramente, veramente male. Perché l'hai vista della puntata, Marco? No, io cerco di imparare della comunicazione, non di disimparare. Quella non è comunicazione, è ego riferimento assoluto. Cioè, ma vedere Fedez e Travaglio, ovviamente l'ho visto su tutti i social, Fedez, Travaglio e la Lucarelli sono un terzetto, un triangolo, no, poi... veramente insopportabile. Ma a me ti dico la verità, ma come si dice? Ma come capezzone, raga, oh. Capezzone. Lì Capezzone non faceva. No, ma però Capezzone non è nulla, il direttore di Libero, no? Sì, boh. Sì. No, da lezioni anche. Ma, non aggiungo altro. Capezzone. No, però io dico soltanto che. Capezzone. Cioè, un mondo che va appresso alle polemiche tra Fedez, la Lucarelli e Travaglio è un mondo nel quale davvero io, che temo molto l'intelligenza artificiale, mi appellerò all'intelligenza artificiale. Beh, in realtà ti dico, Travaglio, a parte che secondo me adesso tra l'altro ha fatto un libro sul genocidio in Palestina, perché l'hai letto? Io l'ho ordinato. Attenzione, perché usiamo bene i termini genocidio, perché sul termine genocidio possiamo fare 12 puntate. Attenzione, cioè è scivoloso. L'ho utilizzato volutamente perché ho visto che oggi è stata una parola di dibattito.
Quindi sai che va usato in una maniera giusta. Certo. Ma diciamo che non è questo il Dammi un contesto giusto, consiglio, no, dammi un Andrea? consiglio. No, però io sono pro, eh. Ah, dici non è il contesto. Infatti, facciamoci una bella serata e vaffanculo. Sì, dai, divertiamoci, Cazzo, dai Andrea, Remo. divertiamo. Qui cazzeggiamo, Giusto, giusto? giusto, Sì. giusto. Prendiamoci quest'oretta e mezzo di sano cazzeggio, che Bravo, la vita è bravo, brutta. bravo. Sono d'accordo. Che già oggi è stata una giornata impegnativa. Allora, vai a cagare, ciccione. Un grande. A proposito di leggerezza, un grande ritorno. Scusami Marco, scusami Augusto, ma caro Manfredi, oggi è il giorno in cui devi affrontare il re Mario Inter, l'estremo Buonasera. difensore dell'interismo. Io ti vedo molto triste, volevo solo per il Adesso quinto della Lombardia. Prima viene l'Inter. sì. Guarda, Manfred, Adesso ti piace in Simone Inzaghi, è vero? ascolta. Ovvio. Ah, A te bravo. Pioli non ti piace più? Non A me è ti sempre piace più? piaciuto. Ascolta. Inzaghi lo volevi mandare via l'anno scorso, capra. Ascolta. No, non è vero proprio niente. Innanzitutto No. rispetto alla capolista, è muto. Siete diventati la quinta squadra della Lombardia, Vai, di perché sta prima viene pazienza che ti l'Inter, sei preparato. poi viene la Primavera dell'Inter, poi viene l'Atalanta, poi viene il Monza. Bravo, Tu bravo. sei al quinto! Terzo, Siete proprio una terzo. squadra di merda, siete! Oh, mamma mia, fate come schifo, fate! Vergognatevi! Fate Mario, pure le Mario. classifiche come meglio possono fare le rimonte. Mario, buonasera, l'ho tolto. Ciao fratello. Oh, Spandi i cuori per Andrea. mio fratello Mario Inter in chat, per favore. Il Andrea, primo. mi fa sempre piacere Anche a vedere me, anche a me. Allora, Mario è stato il primo, giusto? Te Mario hai fatto il trapianto, no? te. Istituto Cos'è? Giglio? Che cazzo significa? Alla Madonna! No! È quello dove ho fatto la marchetta io, scusa, eh? Non ho capito! Istituto Allora Andrea, come stai? Giglio, ti stavo dicendo? Oh Mario, quest'anno posso dire una cosa? Non c'è neanche divertimento, eh? Troppo facile così, possiamo dirlo? No, ma io però una cosa ti devo tirare un pochino le orecchie però te. Tu lo sai che è permesso comunque. Azz! Perché ho tradito Cioè, mi FIFA. stai facendo. Ah. No, perché mi stai facendo sciupare, ma cioè, gli stai facendo fare troppe figure di cacca sul web. Lo Cioè, non so. so più che sono state sparate, Lo cazzo, so, lo so, capito? lo so, lo Ma so. guarda come è ridotto, dai! Sei l'emblema del tifoso interista, Mario. Guarda, non ti commento neanche. Sei proprio l'emblema. Guarda, io parlavo così quando arrivavo quinto in classifica in Serie A, ti capisco, lo so, brucia, brucia, vai tranquillo. Vabbè, sono Mi fa terzo piacere comunque. vederti così ora. Terzo comunque. Buonasera Marco, un piacere. Ciao, buonasera. Ma se Mario è il tifoso dell'Inter, oggi per il Milan abbiamo portato forse il numero uno. Direttamente dalla Sardegna, Enrico Pires. Buonasera, Enrico Pires. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Ciao ciao. Detto Come la. state? Spero bene. Bene, io ti volevo chiedere una cosa, Piras, tolgo Manfredi. Certo. Ma da quella puntata nella quale tu sei venuto e hai dato fastidio a Enerix, che sei diventato per me l'anti-Enerix, Manfredi non ti ha più chiamato. Perché? Sei un tifoso scomodo del Milan, secondo te? No, è pagato da Enerix, Quindi ma da faina. è risaputo. Cioè, si fa pagare, pensa che punto è, si fa pagare da uno come Enerix. Vabbè, Manfredi accetterebbe dei soldi veramente da chiunque. No, ma fa Mi sento di bene, anche fa da bene. te. Mi sento. Magari, Ma siamo sicuri che Enerix paghi in denaro? Penso di sì. Non lo so. No, non so cosa sia peggio. Piras, ci stai pensando? A cosa? Allo scudetto? No. A cosa? Comunque Ah, sei. al trapianto?
Ci abbiamo una sede anche a Cagliari. Ci abbiamo una sede. Attenzione, abbiamo una sede. Sede comunque un jingle di FUB, su Istituto Giglio. Dovevo quando entra quello lì bisogna che... Valessa. No, comunque no, non ci sto pensando. Sai Marco che invece così... tu, secondo me, ma anche te, quanti anni hai Harry? Non l'ho mai detto. Ah, comunque vabbè, ne ho più di te. Comunque avete l'età per farlo e non rischiare di riperderli, ve lo dico, siete proprio in una zona safe. Se lo fate. Nel senso, io non faccio avrà, il tempo a riperderli. Avrà una trentina di anni. Avrà una trentina di anni, più lo stress del Milan di quest'anno è arrivato a 74 di colpo. No, no, peggio di noi quest'anno è difficile. Buonasera, salumiere. Ciao a tutti. Ciao chat. Come state? Ero bene. Meglio. Oh, comunque Martina bene, Manfredi, ma non la richiami, scusa. Martina chi? Quella che c'ha OnlyFans, dicevano sì, prima in chat. Naomi. Ah, Naomi. Perché OnlyFans, Naomi. Complimenti, complimenti. La Juventina, dici? Minchia, scusa. No, cioè, ce la giochiamo bene. No, ma infatti, questa sera, una bellissima presenza juventina, caro Mario, che ti farà rivalutare la vecchia signora direttamente dalla Calabria. Mi chiederete cosa penso, ti sto leccando le ferite orgogliosamente. Buonasera. Sto leccando tutto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Perdonatemi, vi interrompo perché c'è una donazione di Matteo Di Clemente. Cioè, ma non c'è la legge, quella che legge le donazioni stasera? Sta arrivando. Ah, ok. Ragazzi, ma voi riconoscete Roman Reigns come tribal chief e Cody riuscirà a terminare la sua cazzo di storia? Ma che cazzo vuol dire? Sta parlando di WrestleMania. Sta parlando di WrestleMania. Mamma mia, Mazzoni, guarda qua, sa tutto. Prego, fai allora, rispondere a Mazzoni. Allora... Ragazzi, per cortesia, fate parlare di wrestling chi capisce di wrestling. Prego. Quindi fate silenzio che parlo io. Prego. Praticamente si sta parlando del main event di WrestleMania nel quale si è tirato fuori The Rock. Minchia. E al quale, che vedrà Cody Rhodes a furor di popolo affrontare Roman Reigns, che tra l'altro è nipote di The Rock. Quindi grande attesa per questo main event di WrestleMania. Ho avuto la fortuna di vederlo un WrestleMania anni fa ad Orlando, un'esperienza fantastica. Sì, Marco, quanta gente c'era? Sì. No, 75.000 persone, uno spettacolo pazzesco. Ma scusa, ma io quando il wrestling devi... per chi lo No, che quando lo si vede da casa, no? Uno dice "Minchia, ma non si vedrà un cazzo praticamente da lassù". Vabbè, questo è un po' dappertutto, pure se vai a Firenze... No, c'hanno lo schermo in mezzo, come nel basket. Sì, no, vabbè, vedi tutto. Ma poi lì è proprio lo spettacolo, che quasi il match è l'ultima cosa che vedi. Però io l'ho visto anche da bordo ring e wrestling. Ovviamente è tutto un gioco, però è un gioco fatto bene da atleti straordinari. Ad aprile, Roma comunque, c'è la sfida. Cody Rhodes per un bel match. Ad aprile c'è la sfida, intanto ringrazio... With Napoli che ha giftato 10 abbonamenti qui e allora pago il sì su Twitch. Ma in realtà non lo pago perché avevo già pagato il no. Prima che fa un coglione. Grazie però With Ash che immagino With sia Napoli gli sta andando bene. Ah, si chiama With Ash, ma penso sia lui. Sì. Assolutamente. Gli sta andando bene, dai. No, in realtà ragazzi la ragazza c'è, faccio entrare lei perché non poteva mancare come tutti i lunedì al processo di YouTube la nostra ragazza della chat. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Sto facendo le prove della posa, mi hai preso di sorpresa. Padone, tutto bene? Sì, abbastanza bene. Non ho internet perfetto, mi sembra, però vabbè. Sì, quello lì, giusto quello lì. Ragazzi, su internet. Volevamo partire e iniziare da Calzona, qualsiasi cosa, ma è di pochissimi minuti fa, ve la do quindi più o meno in esclusiva, la notizia
di Antonio Conte a un passo dal Bayern Monaco? Minchia. Hai visto che quando arrivano i grandi club non aspettano fine anno, eh? Che dicono no, io devo avere la preparazione, Lucas. Lo riporta il Bild. No, perché dicevano... Sono contentissimo, contentissimo. Vabbè, ti farebbe male vederlo al Milan. Avevi paura, ma... Avevo paura che... Allora, a me è sempre fatto paura la cosa Antonio Conte Milan. Perché Antonio Conte è un vincente per questi campionati e sinceramente poi non volevo vedere la faccia di Manfredi sorridente. Ti faccio notare che per essere chiamato vincente all'Inter gli ha fatto mettere 1 miliardo di debiti, poi è diventato vincente. Però un miliardo di debiti, sì. Tu non sai neanche qual è il tuo IBAN, vai a fare i conti all'Inter. Tu ma quanto è 1 miliardo? Ma stai zitto, stai, ma stai zitto. Tu Enrix, Luca Cohen, siete diventate delle papere sul web, dite sempre le solite stronzate. Così Mario, così Manfredi si mette così a calcolare i debiti, con la calcolatrice del telefono. Sì. Ma che cazzo devi fare? Ma stai giusto, che avete aperto la partita IVA al massimo che avete fatturato, giustamente su 30.000 lire, dai, a parlare tutti di debiti. Parli di debiti quando poi avete esonerato a Paolo Maldini, che è veramente il numero dei numeri uno. Vergognatevi, molti. Ah, un attimo, Santi. Buonasera, direttore. Come va? Come va? Quel di Napoli, tutto bene? Adesso accendiamo. Era anche in realtà un nome Salumiere accostato a... No, finiamo un attimo su Conte, volevo sapere il parere di tutti. Cioè, sono contento per Antonio Conte perché in realtà secondo me gli mancava la Germania dove andare a vincere. E comunque un italiano che è un po' come Ancelotti, no? Dove è andata, ha fatto bene, ragazzi, dai, oggettivamente. Ma gli esperti di mercato che lo davano al Milan sono andati in fallimento. Parlavano di Milan, di Roma, di Napoli, di tanti, hanno accostato un ragazzi, po'. No, però mica è fatta, Andre. Flavio, non è fatta al Bayern Monaco. Ah, ok. Sei d'accordo con me che sul Napoli è sempre stato detto che Conte non ci voleva andare, per ovvie ragioni. Beh, dicevano a inizio a metà anno, la leggenda. Questo, ovvie ragioni, non lo accetto. Ma cosa sa che accoppiata però sarebbe stata... Che accoppiata sarebbe stata De Laurentiis Conte. Madonna. Tu stavi sognando al Milan? Lo stavi sognando al Milan? Ma secondo me, allora, a me Conte non è mai piaciuto un sacco, però secondo me in questo momento è quello che ci vorrebbe. Cioè, quello che ci sarebbe voluto, perché tanto non ci verrà mai, a parer mio. Però sai, Andrea, la speranza di reimpartire un carattere, disciplina, perché questi giocatori fanno un po' il cazzo che vogliono, questi che giocatori. Ride Mario Inter? Perché ridi? Scusa, Mister Conte vuole venire allenare il Milan, sai, abbiamo una squadra forte, c'è Chav, c'è Bernanchez, c'è... Mario, non bullizzi così. Non bullizzi, l'ho tolto. Un semplice motivo. Io vedo ridere gli interisti e mi fanno tenerezza. Cioè, io dico una cosa, ma le risate proprio ora gli vengono. Cioè, hanno fatto 10 anni, ma sotto gli abissi, e ora ridono come se si sentono la squadra più forte del mondo. Adesso leggo le donazioni. Che stanno giocando un campionato non mediocre, di meno, e li vedo ridere, mi fanno tenerezza. C'è ma sta cosa te l'ha detto. Grazie, Ian. Scusa, ma sta cosa te l'ha detto Fagiola alla Snail, per dirle sul web. Ma poi anche tanto ha detto Fagiola alla Snail, ma no, veramente a me me l'hanno detto i debiti dell'Inter, sai? Ma li hai anche tu, non ecco, questo è l'altro. No, attenzione, siamo davanti a una sfida epica. Ma per favore. Ho sbagliato, scusa. No, perché ti voglio dire tranquillamente una cosa. Voi state festeggiando il nulla, perché voi ormai avete i minuti contati. Questi sono due cugini calabresi qualunque, uno juventino e uno interista. Ce ne sono 100.000 così in Calabria. E alle porte, prendetevi questo scudetto mediocre, seconda stella di cartone, dopo di ciò iniziate a contare i debiti per bene. Voi, è finita.
i debiti, inutile che dormi, dormi, ridi, ridi, che ridi, che ridi. Guarda, se po- guarda, gentilmente, non sto scherzando. Sì, sì. Parlo un pochino più veloce, che io devo partire per Milano, che oggi abbiamo la Champions, eh. Avete la Champions? No, giuro, mi sono preso il biglietto, dico... guarda, vuoi venire? Cazzo. Sono un po' libero. Non ho cosa venire a fare, io ti dico una cosa, la Juve quando ha giocato per 11 anni consecutivi in Champions, voi per 6 anni l'avete sognata. Dove eri? Ridevi? Io volevo vedere la tua fa, perché poi sei simpatico, io volevo vedere come ridevi. Ora ti senti rabbiotto, Miretti, riprendiamo, ti scolacciamo, allegri, ma allegri, ma non ti preoccupare che la Juve in questi momenti allora calma, calma. Tu sai, Manfred, che stavo dicendo, in ogni paese calabrese c'è, cioè, ma io non sono calabrese. Vabbè, ho capito, però comunque lo io sì, con base sempre. Ci sono queste, questi personaggi qua, uno dell'Inter e uno della Juve, perché comunque Sicilia, te sei siciliano, BJ? Sì, sì, sì. Vabbè. Comunque grazie With Napoli, no, With Ash, che dice: Pancio, senza figa non dono più niente. Oh, chiamo, aspetta, no. Comunque posso dire un'ultima cosa? Chiama, chiama, prego, prego. Volevo dire una cosa, comunque alla fine è giusto che lo juventino si sfoghi anche contro l'Interista, che per 11 anni così colà. Io però sono stato del parere che quando la Juve vinse 9 scudetti di fila, sono stato il primo a dire: guarda, forse sono gli unici 9 scudetti vinti veramente sul campo perché ha meritato, gli altri no. Però io non vedo la stessa cosa da parte vostra. Ora non ti puoi scuracciare da me così. Devi dire: guarda, l'Inter sta meritando questo scudetto, noi ci abbiamo creduto, ma non potevamo vincere con McKennie. Più che altro, campionato mediocre, ma 9 anni la Juve non è che abbia vinto dei campionati, che aveva delle grandi... Vabbè, adesso non andiamo, ragazzi, non andiamo sul calcio, no, allora, diciamo, antico. Ma perché campionato mediocre? Manfred, è arrivata, allora, è arrivata una news che stanno dicendo anche Alonso, che penso sia... Xabi Alonso, ma sarebbe dall'anno prossimo, giusto? Però da un altro anno. Vabbè, ho capito, ma Conte non penso che va lì a fare, no, il mazzone. Però è proprio di adesso, ci hanno mandato adesso. E invece molti siti italiani stanno riportando la cosa di Conte. Adesso vi prendo tutto sport, ma lo stanno scrivendo praticamente tutti in questo momento. Beh, guarda che il Bayern è perfetto, eh? Perfetto Conte, il Bayern. Trova già la squadra forte. Il lui problema sai qual è? Andrea, sai qual è il problema? Poi se, secondo me, che non ne capisco tanto da questo punto di vista, gli allenatori, dici? Lingua, il discorso della lingua, il discorso, cioè, non so. Vabbè. No, sì, il leccese è uguale al tedesco, poi alla fine. No, chiedo a Marco Mazzocchi, che ne sa meglio di me, non è, cioè, quando, se lui va lì si porta il traduttore, Marco. Vabbè, ma parlano in inglese, ma, ormai. Sai che c'è, ormai in questi spogliatoi qua i calciatori sono... quasi tutti parlano inglese, cioè quanti tedeschi ci sono nel Bayern Monaco? Non è che ormai parlano più o meno tutti in inglese, ovviamente c'è un interprete, ragazzi, però, con 12 milioni all'anno spogliatoi delle squadre di calcio in Italia, quanti giocatori italiani ci sono all'Inter, alla Juve, però, alla Roma, a Napoli, ma se senti gli allenamenti, gli allenatori adesso leggo la donazione, ragazzi, finiamo qua. Andrea, vado io. Il problema è che io sono il tedesco, ma non sono l'italiano. Allora, c'è Giovanni Nava che fa una donazione e dice: BJ, allora non sono io che te lo dico. Dai, leggo io, BJ, devi BJ, chiudere BJ, quella merda di fogna. Pensa più a fare fichi fichi e ammetti che l'Inter sta facendo un super campionato. Questi soldi sono per te, almeno vai a ciulare un po', cretino. Non è perché uno paga può scrivere quello che gli fa. Allora, è proprio così. In maniera così, chiamiamola simpatica, non ho bisogno di pagare perché apro questa porta e mondo mia moglie. No, già. Salutiamo la signora, che sarà contentissima delle belle parole.
a me non mi crede mai nessuno. Io non ho mai pagato per fare sesso. Vabbè, ma una volta, almeno una volta la vita, mignotte devi andare. DJ, non ti fa onore questa cosa che stai dicendo? No, non mi fa onore. Una volta veramente, non ho mai pagato perché mi hanno sempre cercato. Dai, va bene adesso. Dai, già abbiamo fatto passare che non ci sei andato, che è una stronzata. Adesso addirittura che mi hanno sempre cercato, mi sembra proprio. Prego, Marco. Potete togliere il mio nome qua, mettete un nome finto mio, almeno un nome Marco, finto. Marco, la faccia ce l'ho rimessa, almeno il nome. Ci dica lei cosa ne pensa di come di si chiama? A pagamento. No, del di Conte, montaggio di della Conte, moglie, diciamo. di Conte, Marco. No. Meglio andare a ognuno è libero di fare ciò che vuole. Ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita. E poi io sono stato educato. Sì, dati. No, poi sapete che io da fare vedere io i bambini. Per BJ ho un debole per BJ, quindi per me BJ può dire tutto. Bravo, grazie. Che poi è anche facile, le trovi proprio sulla tua bandiera, sulle strisce pedonali. C'è un'altra donazione dedicata a BJ, scusate. Cosa? BJ. Campionato mediocre, quando quest'anno l'Italia è prima nel ranking mondiale, BJ sei un po' incompetente, ammettilo e non bufare domani. L'Italia è prima nel ranking perché il vicepresidente dell'UEFA si chiama Gravina, ragazzi. Allora, dobbiamo iniziare. Perché? Ma non facciamo disinformazione. L'Italia è prima nel ranking perché le squadre italiane quest'anno stanno meglio delle altre. Anche l'anno scorso. Vediamo come finirà. Il ranking non è mondiale. Ranking europeo, non è mondiale. È un caso che siamo qui primi quando non c'è la Juventus. È andato in default, non infierite, per favore. Ha capito di aver sbagliato. Non è che c'è bisogno di accalcarsi sulla carcassa. Basta. Sì, non faccia il fenomeno. Anche perché oggi, non essendoci quel clown del Monarca, non dobbiamo attaccare nessuno. Marco, invece su Conte e Bayer, secondo te è più una notizia clickbait che stanno pompando tutti perché fa scalpore o... Ma chiaramente ogni volta che è saltata una panchina medio importante quest'anno o perlomeno da un anno e mezzo a questa parte esce fuori il nome di Conte. È possibile, però insomma gli sono state affibbiate 104 panchine negli ultimi 6 mesi a Conte. E non è un caso. Andrebbe a prendere una bella gatta da pelare, però è sempre il Bayern Monaco, per cui io me lo prenderei come gatta da pelare. Spadoni? No, per me dicevo perfetto Conte lì, perché lui trova una squadra in difficoltà, comunque però una struttura di squadra importantissima. Lui io lo vedo meglio lì, non lo vedo al Milan, non lo vedo ovviamente al Napoli. Anche io sono contento che non viene al Milan, sono contentissimo. A chi vuoi? Allora, come si vede che Manfredi non capisce nulla di calcio proprio. Meglio Pioli. Io vorrei la firma di Pioli a vita. Però se proprio non dovesse essere Thiago Motta, io a me piacciono più così gli allenatori. Va la Juve, Thiago Motta. Io invece ci sto rimanendo male che va al Bayern Monaco, perché io vi dico la verità, io ho un debole per Conte. Non è il debole che ho per mia moglie, però. No, cioè lei sogna il ritorno? Lei sogna almeno il ritorno Conte no. Almeno Conte non lo monteresti. Diciamo. No, Conte non lo so. Però Conte in banchina alla Juve oggi sarebbe utilissimo, molto utile. No, infatti volevo un attimo andare da il Salumia, non so se ha sentito. Benvenuto Calzona, l'abbiamo dato il benvenuto. Guarda, aspetta, ci sono queste le parole di ADL. Veramente il Napoli ha preso un allenatore che si chiama Calzona. Mazzarri. Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis ed è soprattutto un amico del Napoli. È sempre doloroso esonerare un amico. Io l'ho ringraziato, che è stato anche disponibilissimo a venire in aiuto nostro quando ci siamo trovati in difficoltà. Però bisogna anche considerare che al Napoli e ai tifosi del Napoli bisogna riuscire a dare sempre qualcosa di più, e adesso cerchiamo di darlo attraverso Calzona, che ha lavorato prima con Sarri e poi con Spalletti e che conosce l'80% dei nostri giocatori. Da studio è stata definita una scelta intelligente, quella di puntare su Calzona.
questo lo vedremo, sai, il tempo è galantuomo. Adesso diamo a Calzona il benvenuto e soprattutto cerchiamo di aiutarlo senza contrasti, perché sarà sempre complicatissimo preparare in 24 ore una partita difficile come quella contro una squadra importante che è Barcellona. Tutti quanti dicono: ma sai, però non è il Barcellona di una volta, il Barcellona ha dei grossi giocatori ed è sempre il Barcellona. Ecco, Presidente, l'ultima, la ringrazio della disponibilità. No, io volevo dire una cosa. Ce ne sono altre due di domande, adesso le faccio vedere, però... Una cosa veloce, sicuramente Calzona, mo non stiamo a fare come con Mazzarri, è meglio o peggio di quello prima, sti cazzi, quest'anno va così. L'unica cosa che voglio dire è che è chiaro quello che vuole fare De Laurentiis, non prendere un presidente, un allenatore fino a fine stagione per non bloccarsi per quest'estate. Poi che quest'estate arrivi un cesso, sarò il primo a dirlo, spero di no, perché lo scarso di quest'anno non si può fare, però è chiara la volontà di solamente provare a fare qualcosa di più di quello che ha fatto anche Mazzarri, che stava facendo peggio di Garcia. Però purtroppo, ragazzi, allenatori gratis che vogliono venire in questa situazione non ce ne sono. Io apprezzo anzi quello che fa questo Calzona, perché farà il doppio impegno anche con la nazionale, quindi andrà in Slovacchia, farà le conferenze stampa sia lì che qua e a Napoli, farà avanti e indietro uno sbattimento. Nella stessa lingua, tra l'altro. Sta rubando uno stipendio, dai. Ma non gli dà tanto, Manfred, deve pagare tre allenatori più i tre avari. Beh, l'opportunità della sua vita comunque, ragazzi, per un allenatore che allena la Slovacchia. Il fatto che sia stato secondo di Sarri e di Spalletti. Ma io comunque non capisco una cosa, perché i presidenti devono vendersi ai tifosi. Ha detto una cosa brutta De Laurentiis: dobbiamo dare sempre il meglio ai tifosi. Cioè, i tifosi hanno fatto esonerare il violinista, i tifosi hanno fatto esonare Mazzarri, ora i risultati, essere decimi una volta, non so oggi cosa ti sia successo. I risultati hanno fatto esonerare Garcia. Flavio, un secondo, esatto, Garcia è stato esonerato, è stato lo spogliatoio, no, i risultati, vabbè, comunque non è stato esonerato perché il capo della curva, non so. Ma ragazzi, non l'hanno presentato praticamente? No, domani la conferenza stampa. No, invece come la Ferragni hanno scelto, proprio perché c'ha ragione secondo me BJ in questo caso, visto che sono pieni di shitstorm, di non metterlo qua, ma metterlo nelle stories. Così nessuno vede pubblicamente la gogna che sta prendendo anche il nuovo allenatore. Questo è giusto. Ve lo racconto giusto. Io. E chiedete scusa a BJ adesso. Chiedete scusa a BJ, per favore. Perché lui intendeva quello. Questa ragione. Posso chiedere per la Laurentiis? Prego, Marco. Posso fare una domanda? Voi che siete esperti, no? Voi che siete esperti di questo, dell'utilizzo dei social, no? Io vedo le società che mettono, per dire, a fine su partita Twitter i risultati c'è delle loro Twitter, squadre, no? Mi senti, Andrea? Sì, scusa, Marco. Sì. Dico, le squadre, no, che magari perdono 3-0 in casa, una partita facile, mettono il risultato come post su Instagram e si prendono un sacco di insulti. Ma che senso c'ha sta cosa? Cioè, mi pare una cosa veramente... Marco crea quello che si chiama engagement, cioè... Engagement. Sì, adesso non è che stiamo dicendo una parola, però ci sono delle volte, io lo dico che seguo il Frosinone, che spesso non viene messo, viene messo il primo tempo, poi il secondo non lo mettono perché ne prendono sei grandi. Ragazzi, un attimo, perché dissidente nero blu fa una donazione sempre per BJ e dice: ieri ho litigato con mio fratello, lui diceva che BJ fosse il più scemo su YouTube, io invece dicevo vessicchio, e niente, ho dovuto chiedergli scusa. No. guarda caso sono sempre interisti, degli interisti è sempre un complimento, perché da loro faccio sempre Adoni, come la pensi tu su Calzona? Che c'ho anche un'intervista che gli hanno fatto. No, dobbiamo finire. Dopo, prego, Spadoni. Dopo c'è finiamo l'intervista di ADL. C'erano altre due domande, prego, Spadoni. No, tanto dico niente di eccezionale. Per me, qui il Napoli sono arrivati a
è una follia grossa. Io credo che il problema sia più che altro la gestione dei calciatori. Vedo una squadra dove non si parlano più nemmeno fra di loro, quindi forse il presidente tenta in qualche modo di rimettere insieme gli uomini prima che del sempre tattica, lucido Spadoni. Perfetto qua. Marco, è vero? Però manca la figura che sovrintenda tutto questo. Nel senso che secondo me De Laurentiis si sta prendendo la scena negli ultimi tempi e servirebbe secondo me una figura che riesca a coagulare le anime della squadra. Che ci fossero tensioni a Napoli era già evidente quando c'era Garcia, vi ricordate le contestazioni palesi di Kvaratskhelia, di Osimhen, di Politano, certe litigate in campo viste, e non c'è una figura all'interno della società che sappia amalgamare queste diverse anime. Non era Garcia. Mazzarri è stato di fatto, Garcia è arrivato con De Laurentiis che diceva io ho parlato con 40 allenatori, poi ho preso questo. Mazzarri è arrivato, ma De Laurentiis aveva cercato altri 10 allenatori. Adesso ovviamente Calzona accetta perché è una grande occasione per lui, è ovvio che è un traghettatore, è un uomo che ha idee, è un allenatore giovane, giocherà col 4-3-3, quindi magari cercherà di dare un po' più di spettacolo rispetto a quello che non garantiva Mazzarri. Però secondo me il problema vero in questo momento è che non esiste un trade union tra società e squadra, e De Laurentiis sta parlando troppo. Se stesse un po' più zitto forse sarebbe meglio. Attenzione. Perdonatemi, Francesco Loddo che ci va giù pesante e dice tiro fuori il peggior insulto per BJ. Due punti. Sei un vegano. Scommettiamo alla fagiole che parliamo sempre di un interista. Questo non si è palesato, però potrebbe essere. No, ma siamo lì, ragazzi. Sono persone di carta. Ah, finiamo di vedere. Cosa ha chiesto a Calzona? Calzona, innanzitutto, verrà qui con tutti quanti i suoi collaboratori domani mattina alle 8:30. Quindi parleremo a lungo, poi andremo a casa col turno, lo presenterò, anche se prima non sono parlato, presentazioni a tutti i ragazzi. Ci sono anche dei ragazzi nuovi che non conosce, che si sono aggregati sia a gennaio che quest'estate, quindi sarà, diciamo, completo immergersi in una nuova realtà. Poi dovremo scappare anche allo stadio dopo l'allenamento perché c'è questa fatidica conferenza della UEFA. Vabbè, unite le due cose, no? La presentazione di Calzone e la conferenza per UEFA, tutto sommato. Sì, vabbè, uno dovrebbe avere anche il tempo un momentino di concentrarsi sulle cose serie della vita calcistica, che in questo momento è preparare bene la partita con il più tempo possibile. No, Presidente, a proposito di amici di famiglia, ma Amsic farà parte dello staff di Calzona? Non sono riuscito a parlarci oggi con Amsic, ci ho parlato ieri. Amsic era molto intrigato dal fatto di ritornare a lavorare per la squadra che lui ama, perché lui è veramente un campione del Napoli, e quello che mi ha dato moltissime soddisfazioni rimanendo fino all'ultimo, rinunciando al Milan, rinunciando alla Juventus, è stato veramente una bandiera azzurra. Lo volevi, questo, ragazzi, è la prova. Questa è la prova, secondo me, che in una società il direttore sportivo e l'allenatore sono fondamentali. I napoletani che dicevano noi abbiamo tutto, abbiamo il taglio. Scusami, prima chi dona. Allora, Leonardo dice: come va la salumeria al salumiere? Sta piglie molte mozzarelle. Vabbè, bullizzarlo anche così mi sembra eccessivo, però, ragazzi. E poi c'è Luca Cortese che dice: immagino cortesissimo. Prego. Sì, sì. Volevo chiedere a BJ se, visto che tiene conto dei debiti dell'Inter, se per caso tiene conto anche dei processi per illeciti sportivi e penali della storia della Juve. Un saluto e un bacione. Vabbè, a me piaceva più quella sul salumiere. Diciamo che a me mi basta sapere che noi almeno i processi li affrontiamo con la faccia. Loro affrontano tutto con la prescrizione. Che ancora peggio.
Comunque una cosa che mi risponde da Flavio del DS, che quest'estate abbiamo snobbato la giunto dicendo che c'avevamo Michele e Mantovani eccetera. Ti voglio dire che purtroppo a Napoli la figura del DS deve ancora essere intrapresa, nel senso che Giuntoli ci ha messo più di 6 anni per avere un minimo di carta bianca per fare lui, perché Flavio prima dell'ultimo prima dell'ultimo anno Giuntoli non andava manco davanti alle telecamere, quando stava quando avevamo Bigon, quando è andato a prendersi Higuain De Laurentiis manco l'ha chiamato Bigon, che era lui il direttore tecnico. Bigon lo chiama, gli fa dove sei, e lui sto firmando con Higuain in una società. Perché quest'anno a Napoli sono successe tutte queste cose? Ti manca l'allenatore e il direttore sportivo. Nel perché calcio non c'è stata una programmazione. Sono importanti. Certo, questa è stata, avete fatto i buffoni, perché noi abbiamo bisogno di Spalletti, ma va, il solito napoletano. Noi abbiamo bisogno del direttore sportivo, ma abbiamo Michele, ma Fraschetti mica l'ha presa Giuntoli, l'ha preso Michele, Mantovani, Ciccio e Pasticcio. Si è visto col presidente al comando, cosa avete fatto questa cosa? Flavio, il problema, ti ripeto, non è la squadra, è stata la sbagliata scelta sbagliata dell'allenatore. Che no, poi sia stato sbagliato non prendere il DS prima dell'allenatore, sono d'accordo con te. Perché ma ti Bologna ripeto che quando arriverà un allenatore come quando arriverà un DS che sarà in grado di impuntarsi con ADL, saremo in un'altra epoca, te lo dico già adesso. Flavio, Posso precisare una cosa? No, hai citato Michele e Mantovani, ma Michele e Mantovani, anche loro, gli è stato rinnovato il contratto in grande ritardo, quindi anche a livello di scouting il Napoli è andato in ritardo, cioè fino a fine giugno Michele e Mantovani sono arrivati a scadenza, per cui anche il loro lavoro di programmazione è stato un lavoro molto penalizzato. Io non ce l'ho con Michele, però tu sai che un conto è fatto. No, ti dico, no, ti do un'informazione. Marco, scusa, Flavio, la dico a tutti, le parole di De Laurentiis quando dice, di Mazzarri dice un grande amico, no? Amico di famiglia. Amico, non vi sembra proprio che ci abbia ragione? Non mi ricordo chi l'ha detto prima, gli ha detto che è una pippa, in pratica è come quando ti presentano una amica, hai detto com'è, invece a me mi ha dato quell'idea, a me Augusto mi ha dato l'idea che tipo come nei film quando cioè sai che non è colpa sua e devi dare una coltellata pubblicamente a un tuo amico ma ti dispiace perché si sta sacrificando. No, Andrea è davvero una maniera di buttargli escrementi addosso, nel senso che chiunque di noi, lo abbiamo detto anche qua, mi ricordo quando si era ipotizzato di Mazzarri, avevamo un po' ironizzato, no? Secondo me Mazzarri non era il profilo giusto per l'attuale grande Napoli. Viene da un periodo non positivissimo, esperienze in squadre non del livello del Napoli e non esperienze positive. Allora, se tu chiami Mazzarri, ti assumi la responsabilità di aver chiamato Mazzarri e te lo tieni fino alla fine. Non lo mandi a cagare così come l'ha mandato lui. Questa è un'enorme mancanza di rispetto. E non credo che Calzona possa fare molto meglio, perché questa è la squadra, questo è il ritardo, è quello che è. Il nome Calzona è interessante. Il nome Spadoni, vieni, cosa ha detto? Che ha squittito. Ha squittito? Cosa ha fatto? No, dicevo, no, sto fatto no. No, sono un po' in difficoltà perché vedo laggo un pochino, mi pare. No, ma non ti preoccupare, Spadoni, si vede abbastanza bene. Ragazzi, abbiamo c'è la Piras Manfredi, è inutile che se la paga Enerix non lo fa parlare, non lo chiama, per favore. Mi fa schifo Pira. No, allora, in risposta al discorso che faceva Marco prima sul discorso dello spogliatoio, eccetera, eccetera. Prima di questo però una sola cosa. Sì, si può parlare a tutti gli effetti di genocidio nei confronti del popolo palestinese, ma non l'affrontiamo qua, l'affrontiamo magari in un'altra sede. No, scusate, questo... ma Piras, però non puoi infilare sta roba così. No. È dall'inizio della puntata. Avevi ragione, basta. Cioè, no, avevi ragione, c'ha ragione Enerix. No, ma non è nemmeno carino che l'abbiate tolto, sinceramente. Questo il contesto per parlare di queste cose qua. Per cui è fuori luogo, è anche fuori luogo che l'abbiate cacciato, secondo me. Non ci prendiamo sul serio, però non diciamo nemmeno cazzate su argomenti seri. Qua. Un danno diplomatico, Piras, per favore. Rimanga cosa voleva dire. Detto questo, per quanto riguarda il discorso dello spogliatoio, il discorso è molto semplice.
Ma chi è che paga l'allenatore? Ma chi è che paga i giocatori? Arrivati a un certo punto, i giocatori devono rendersi conto anche che sono alle dipendenze di un presidente che gli paga gli stipendi, sì, che gli paga l'allenatore, e che a un certo punto non possono fare sempre il cazzo che vogliono. Devono sottostare a determinate regole perché sono dei sottoposti. Punto. Ma, e quindi non è sempre questa cosa del gruppo, della... È inverosimile, perché nel calcio purtroppo i calciatori c'hanno i privilegi dei lavori dei lavoratori dipendenti e i privilegi dei lavoratori, diciamo, propri, perché comunque autonomi. Fanno il cazzo autonomo, perché fanno il cazzo che gli pare, perché è proprio il sistema che non glielo consente. Quindi questo sistema qua era quello degli anni 60, quando il giocatore giocava solo a pallone e le società decidevano dove vai, quando vai, come non vai. Adesso i giocatori, se si mettono per traverso, ti ribaltano lo spogliatoio come hanno fatto a Napoli, e tu c'è solo da rimettere, perché guarda che è successo col Napoli. Ho capito, Augu, però a un certo punto si deve dare un limite a questa cosa. Ma guardate, guarda, non c'è sicuramente limite, non c'è, sicuramente non è possibile. Sì, Enrico, sì. E Manfredi questa storia la sapranno, quella di quando Berlusconi atterrò a Milanello, nel, se non sbaglio, il secondo anno di Sacchi al Milan, quando i giocatori sono messi tutti traverso, lo volevano fare fuori. Arrivò Berlusconi, è entrato dentro lo spogliatoio e ha detto a tutti: questo qua è a puttane, ah no, pensavo che vi stia bene, che vi stia male, lui sarà allenatore e vincerà tutto, ve lo assicuro. Chi non gli sta bene esca ora dallo spogliatoio e non si faccia più vedere. Quel Milan poi ha vinto tutto. Allora, De Laurentiis, anziché buttare, no, Van Basten, l'abbiamo tenuto. BJ, però dipende. L'anno da dopo successe che... proprio il contrario, BJ. L'anno dopo. Però Andre, o Sacchi o Van Basten. Andre, quando ha detto, che vi stia bene o che vi stia male, cosa hai pensato tu? A tutti portano lo stesso a... Ma puttana. No, ma raga, ma c'è la serie, l'avevo parlato anche l'anno scorso, andatevela a vedere, che aveva fatto DAZN, che non amo, sul Como, e c'è Berlusconi che faceva il presidente del Monza, era, e entra senza dirlo, non è scriptata, nello spogliatoio e racconta che la prima ragazza che con cui è andata a letto era di Como, raga, ma proprio una freschezza. Berlusconi, c'è una donazione per Spadoni. A proposito di questi argomenti, c'è Leonardo che scrive: Spadoni fatti Virginia, altro che le prostitute. Vabbè, questo... ma lì c'è una trattativa, dai. Az. Lasciatelo cucinare. Addirittura. C'è pure no, ragazzi, ora rimaniamo nel game, come dice il nostro amico Pancio, perché comunque poi fuori c'è una vita, ci sono problemi, dove sono presidente problemi? È un bravo Enrico, il presidente in una squadra di calcio deve dettare la linea e scegliere gli uomini, non può decidere lui. Cioè, no, ma assolutamente, Zang, Flavio. Oggi possiamo dirlo che l'Inter è un modello vincente? L'Inter è un modello assolutamente, vincente. Assolutamente sì. Ma come soffre? Sulla piazza. No, io sono d'accordissimo con quello che sta dicendo. Qual è il modello vincente? Ha vinto come il Napoli e il Milan finora. Che ha fatto? Che modello vince? Finora, ne parliamo fra tre mesi, Manfred. Ha vinto uno scudetto. Ha speso 100 volte di ragazzi, più. Ragazzi, di Champions, dai, ragazzi. Per me Napoli e Milan sono modelli vincenti. Però sono d'accordo, però la filosofia che ha portato avanti fino ad ora sta pagando. Parlo di un modello vincente perché Zang è arrivato all'Inter. Vergognatevi, scarafaggi! Ha scelto il migliore sulla piazza. Come alzate la testa, conigli! Ai merdi, alzate la testa! Mario, sono si contenga. Tra un po' sei a casa dalla Champions, sei 2 settimane, non ti preoccupare. Comunque, Manfredi, fatti la crozza! Che a breve perderai anche la vista. Per favore. Cantare.
fatelo cadere, anche bello. Cinque pappine di qua, poi è venuto il pullman all'Egreano, è venuto il pullman. Guarda, guarda che bello. Ma dove voleva andare tu, con Bremer? Guardatemi, uno contro due. In mezzo e voi dovete stare muti, dovete alzare la testa, falliti. Falliti, retrocessi, siete due retrocessi. Siete due serie B retrocessi. Quando fate l'Inter, sciacquatevi la bocca sul web. Non potresti esistere in questo caso. E ora sai cosa succede? Che prima vi baciavate. Voi il milanista prima, il milanista prima, vai Juventus, vai. Ora il milanista, vai, vai che li prendiamo i gobbi. Ma che schifo, vi dovete vergognare. Sputatevi in faccia. Sputatevi in faccia. Devo togliere. Che? Ma che vuoi? Ma è ispirato a un film quello lì dietro che c'hai, Marco, no? No, 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 è un faro. No, 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 è una foto di un faro. No, 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 no. Cosa ti simboleggia per te il faro? No, così. Ah, il faro. Il faro simboleggia, secondo me, la forza dell'individuo. Cioè, la forza esistiamo dell'individuo nel mondo? Ma sai, il faro è una costruzione salvifica, è una costruzione, illumina, il faro detta la strada, salva le vite, quindi ha una fortissima forza evocativa. Quindi cioè, secondo me chi è, secondo te, è un calcio, elemento nella storia del calcio il faro. Eh? Nella storia del calcio, nel calcio attuale c'è un faro? Ma secondo me no. Il Bologna? No. Ah, secondo me, lo sai perché ben ho parlato, sono due anni che vi parlo di Thiago Motta, se ci sono le registrazioni, secondo me Thiago Motta davvero... Però anche la società del Bologna, giovani, eh? Anche la società, certo, Bologna, no, ma ovvio. La società assolutamente è una società virtuosa, è singolare perché fino adesso i presidenti americani, le proprietà americane non è che abbiano fatto grandissime cose nel calcio italiano, invece Saputo si sta muovendo molto bene. Va detto che è una società importante, una società seria. Fenucci è un dirigente navigato che capisce di calcio e capisce di politica sportiva. Però io conosco bene Thiago Motta dai tempi in cui venne a quelli che il calcio per dire che sarebbe piaciuto giocare in nazionale. Un ragazzo colto che studia, intelligente, ha 41 anni. Ecco, io comincerei a pensare agli allenatori di quest'età. Si parla tanto di Thiago Motta, si parla tanto di De Zerbi, sono allenatori under 45. Anche Zaghi. Sì, Inzaghi ha già più esperienza, se vogliamo, sotto certi aspetti. Io preferisco come tipologia di allenatore, ma proprio anche per come parlano altri allenatori. Cioè Thiago Motta è un uomo interessante, una persona davvero interessante. Ecco, io penso che il calcio moderno non possa prescindere da giovani allenatori e in qualche modo la parabola di Mazzarri ce lo sta a spiegare, no? Il calcio moderno è un calcio in cui bisogna anche saper maneggiare le tecnologie, sapersi relazionare in una certa maniera, e io credo, lo dico da 58enne, che purtroppo il mondo sia dei quarantenni e non più nostro. E a proposito, un grande quarantenne, nostro amico... Quarant'anni portati male qua però, eh. Dove sei andato stasera, Agu? Sta al processo di Biscardi. Ah! Minchia! Diciamo il competitor. Sì. Allora, veniamo col Napoli, che dove dobbiamo andare sull'Inter domani sera. Ultima donazione, facciamo il pronostico. Chiedono a Spadoni il nome del ristorante. Spadoni? Eh no, si è staccato un attimo. L'ho visto. Non credi. Un incapace. Uno era assente, mi fa la domanda. Hanno donato, devo leggere. Oh, Marco, comunque hai detto che Saputo sta facendo un grande lavoro. Eccolo. Sì. La fortuna di Saputo è stata prendere Sartori, perché prima di Sartori... Certo. No. Non l'ho citato, hai fatto benissimo tu a citarlo. Si chiama La favola mia, perché riprende la canzone di Renato Zero, perché mio padre è un sorcino.
grande. È aperto dal 2000 a Chiesina Uzzanese, per chi vuole informazioni. Chiesina Uzzanese è un piccolo paese tra Forte dei Marmi e Firenze. Chiarissimo. Cioè, praticamente Linci, lontano dalla città e lontano dalla montagna. Perfetto. C'è solo quel ristorante. Sono, no, cucina, cucina Mario Monti? Che cucina fai? No, cucina, guarda, si mangia principalmente pesce, ma anche roba toscana, quindi principalmente pesce. Buono. Bene, bene. Un ristorante storico di famiglia. Allora, ragazzi, quindi... per quando il 10 dovremo festeggiare la vittoria della Goat, andremo a mangiare da Spadoni. No, no, per favore. Allora, bravo. Mercoledì si che gioca Napoli-Barcellona, quindi con in panchina Calzona, giusto? Me lo confermate? Panchina, ci sarà un cognome Calzona, incredibile. Un cognome domani incredibile. Fa la conferenza. Questa dovrebbe essere la formazione, con lui il modulo che usa di più è il 4-3-3. Quindi, ma come fanno a mettere una probabile formazione se ancora non ha fatto un allenamento? Scusa, cioè, Dove tra 48 ore che deve. Anche lui, a parte che l'avrà scritto, cambierà l'idea. Cioè, no, ma c'è scritto pure 12 ore fa, quindi stava ancora Mazzara. Walter Mazzara, allenatore, si è scritto. Sì, però ragazzi, lui questo qua è stato preso perché fa il 4-3-3. Quindi, quindi sarà la formazione più o meno adesso, magari non ci sarà Traoré, metterà qualcun altro, però... No, no, Traoré ha giocato anche bene col Genoa al primo tempo. No, formazione questa. No. Dall'altra parte, sì, vero. Mi dispiace che Virginia oggi è un'assente ingiustificata, non so che fine abbia fatto, però il Barcellona mette Ter Stegen, Koundé, Arauco, Iñigo Martinez e João Cancelo. Allora, finora non ha fatto benissimo la difesa del Barcellona, Poi De Jong, Christensen, Gundogan, Yamal, Lewandowski e Pedri. Che l'attacco del Napoli. Beh, ma Christensen, Manfred, quello che giocava difensore centrale, è lo stesso? Probabilmente sì. Mi sa che è lui, che è stato spostato davanti alla difesa. Okay. Potrebbe... Tanto adesso ce lo dicono in chat che sono... Sicuramente... Sì, sì, dicono di sì. Okay, Salumiere. Comunque, voi vi state facendo finta di niente, ma il Napoli, se dovesse fare un miracolo ed eliminare il Barcellona, ha tante possibilità poi di fare il mondiale per club, giusto? Sì, quello sì, però diciamo quindi, che questa è una cosa che può cambiare tutto. Ma oddio, sai che il mondiale per club poi significa che tutto il mese di luglio lo fai giocare senza, senza allenarti di base. Senza quanti soldi ha il mondiale? Mi sa che una bella sono 400-500 milioni da dividere. Sì, esatto. Ancora ma non c'è l'europeo quest'anno? Marco? No. C'è un casino quest'anno. Quest'anno il calendario è un casino. Fatto male. Tra europeo, mondiale per club, nuova Champions League, il campionato. L'anno prossimo giocheranno 784 partite. Immagina il Milan di Pioli. Immagina il Milan se dovesse rimanere Pioli con tutte queste partite. Vabbè. Giochiamo in 5, rimaniamo. Vabbè. No, infatti dovrebbero allungare le rose. Comunque, sì, di base. Allora ti dico, Manfred, oggettivamente la perdiamo. Se devo essere un po' speranzoso, quel minimo che abbiamo quest'anno, zero. Questa partita, questo ottavo può dare tanto a questa stagione, nel senso che magari battendo il Barcellona tutti si ricredono di quelli che sono e si prendono delle energie e ti vincono tutte le ultime di campionato, però oggettivamente sto Napoli dove va, cioè, con 48 ore di allenamento, questi qua che già stanno litigando tra di loro, perché non so se hai visto contro il Genova, Rachmanian, Guissà non si sono andati a prendere i fischi sotto la curva, sullo spogliatoio come ha detto Mazzocchi, cioè, Mazzocchi si è rotto qualcosa, cioè... Salumiere, è quello che io volevo dire prima. Io, Flavio, visto che prima non ti ho risposto, non è che deve comandare il presidente, però cazzo, un po' è un po', no? Cioè, non è che altrimenti facciamo l'autogestione in tutte le squadre. Io sai perché non sono d'accordo con te, perché io per me il modello vincente è il modello che il presidente arriva e dice: io do una linea, ovvero l'obiettivo è questo, il budget è questo, scelgo degli uomini di calcio. Guarda il Bologna con Sartori. Saputo per 9 anni, ha fatto ridere. Ha scelto Sartori. Sartori ha messo tutto. Sono quarto in classifica. Cioè, questo permette di fare il presidente. Scegliere gli uomini e dettare la linea. Sartori non può mai comprare un giocatore da 40 milioni perché il presidente ha detto non lo puoi fare. Cioè, il presidente deve dettare la linea. Ecco perché dico l'Inter modello vincente. Zhang è arrivato. Ha scelto Marotta. Gli ha dato una linea. E Marotta fa. Non che Zhang si sveglia e cambia. Ma che roba è, ragazzi?
Ma Zang non lo può fare, aggiungo... perché di calcio non ne capisce niente. Aggiungo una cosa a quello che ha detto Flavio. Ogni azienda che funziona ha un proprietario e poi una linea di comando, no? Non è il proprietario che va dagli operai a parlare con gli operai per dire com'è che devono stare al tornio. C'è il capo operaio che decide come devono stare al corpo. Cioè, no, capito, ci deve essere Marco, una linea di comando. Anche perché, fammi finire, non è che De Laurentiis sia esperto di calcio. Berlusconi era un esperto di calcio, se vogliamo dire. De Laurentiis è un grande esperto di cinema, è un grande imprenditore, ma sul calcio ho delle perplessità. Prego. No, capito, io stavo dicendo questa cosa sul Napoli, ma anche perché sto pensando alla mia squadra, al Milan. Cioè, questi qui fanno il cazzo che vogliono. Hanno due, perdono e hanno due giorni di riposo, se ne vanno in Marocco, se ne vanno a sciare. Ma che cazzo, è questo che io voglio dire, capito? Cioè, sei un dipendente, sei pagato fior fior di milioni di euro, ma per che cosa? Per andare a mangiarti il McDonald's, visto Federico, considerato però, che poi... Evitiamo cioè, questi discorsi populi, questo è il discorso populi. Che cazzo stiamo parlando? Servista. No, perfetto. Sta surfando. No, 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 ma chi è surfando? No, però comunque sei un professionista che si è pagato fior fior di soldi. Prego, Mario, cioè. Prego. Ragazzi, io purtroppo devo andare tra tre ore, devo partire. No. Stavo parlando un'ora e mezza di Napoli, ma che cazzo del culo è Napoli? Ma ci faccio un pronostico al volo. Hai ragione, Mario, fino a tre anni c'è fa. C'è il padre che ti fa Napoli, ma porta rispetto. Sembra la regina. Ma tutti rispetto per il Napoli, mio padre è grande tifoso del Napoli. Sono 10 anni che parli di Napoli, Mario. Cioè, Mario, tu devi capire che io sono nato, che parlavano di Juve, Inter e Milan in televisione. Napoli manco si parlava. Appena dicevano Napoli, skippavano. Ah, no, è Napoli, vabbè, dai, sono appena arrivati in Serie A. Mo' che abbiamo un po' di spazio, ci devi scassare la minchia, che sono 15 anni che giochiamo, dai. Guarda, io ti perdono solo per lo scassamento di minchia che mi hai detto. Se no, non ti perdonavo. Ti voglio bene. Mi piace così, mi piace così. Comunque, vai in trasferta a Milano a vedere la partita, giusto? Sì, tra poco. Faccio un pronostico volante. No, vince l'Atletico 3-0. Beh, per me è l'Atletico. Molto poco. Salutiamo molto Mario, poco. Grazie mille. Ragazzi, ciao a tutti, grazie, un bacione ciao, a tutti. Ciao Mario. Ciao, sempre Milano, ciao, Mario, ciao. Ciao ragazzi. Speriamo nella goleata domani, Mario, dai. Allora, finiamo il Napoli, raga. Io sono un po' preoccupato, Manfred, per il più forte calciatore del mondo, perché questo Napoli me lo rovina, questo ragazzo. Questo Napoli Vabbè, meglio, potrebbe... Meglio, l'anno prossimo vale di meno e va in una big. No. Ma il rischio c'è che rimanga incastrato in questa mediocrità. E io spero davvero, io guardo tutte le partite del Napoli, spero che si riprenda, perché questo ragazzo... può diventare il più forte giocatore del mondo, deve giocare un'altra squadra. Vabbè, Andre, però un anno sbagliato non significa che è una squadra di merda per i prossimi 30 anni, eh. Cioè, un anno il sbagliato problema significa che serve un attimo andando mai bene lui per i prossimi campo, 30 anni, com'è nervoso, non dialoga con nessuno, poi essendo un giocatore da cui ci si aspetta di più, tutti lo attaccano, dicono ma lui è il peggiore quest'anno, stagione negativa, in realtà non è neanche verissimo. No, ma i numeri parlano perché Kvara sta facendo meglio dell'anno scorso. Ma da che calcio è calcio così, Spadoni? Cioè, il giocatore più forte è quello che viene più bersagliato, perché è quello da cui ti aspetti di più. Andrea, soprattutto perché Osimhen ha lasciato... Kvara superiore a Yamal, leggo in chat Yamal, ma chi è Yamal? È la scarpa destra di Kvara, sinistra, non destra di Kvara, ma che dite? Ma guarda dove lo vedi, diciamo Spadoni. Dove lo vedresti bene, Spadoni? No, vai, finisci. Io lo vedrei bene in un Liverpool, lo vedrei molto bene. Ciao Mario, ti amo. Al posto Marco, di Luis Diaz, quindi. Una cosa, ma stavo leggendo intanto che parlate. Ma sei sicuro che il mondiale per club è quest'estate? No, mi sa la prossima. No, 2025. Il mondiale del Spagna è nel 2025, stagione 24-25. Ah, okay, no, poi c'è l'europeo. Okay. No, non mi sono spiegato bene. Cioè, Marco, praticamente l'europeo quando inizia? Quando inizia l'europeo, Marco? L'europeo mi pare l'8 giugno? Sì. Il 14 giugno. E quando finisce? Quella settimana là. 14 giugno. Un mese dopo. 14 giugno, 14 luglio, e poi 10 giorni dopo comincia l'europeo, cominciano le Olimpiadi.
Vabbè, andiamo in ferie il 14 luglio. 14 luglio. Vabbè, in ferie. Il 14 luglio l'ultima live. Tutti in ferie, ragazzi. Finale Italia-Francia. Quanto manca il 14 luglio? Iniziate a fare il conto alla rovescio. Sta calcolando quanto deve lavorare, non per altro. Certo. Lavorare è un parolone. Anche se vi dico che io le Olimpiadi sono una delle cose che mi piace di più da vedere di tutte. Mamma mia. Anche te, Marco, sei fissato. Ma ha fatto innamorare ragazzi, mio nonno. Ragazzi, le Olimpiadi non hanno pari. No, perché la massima espressione in argomenti più seri, perché non è questo il contesto, come dicevamo prima, giustamente. Queste Olimpiadi qua a Parigi, in questo momento politico internazionale, hanno un valore molto 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 importante. Però è bella le Olimpiadi, raga, Olimpiadi storiche, perché proprio vedi il massimo della espressione fisica. Bello. Sai cosa c'è? Che ci sono atleti che per 4 anni, che sono una vita sportivamente parlando, per 4 anni si allenano per questo. E non se ne incula nessuno nel frattempo. Magari per fare una gara di 9 secondi. Ci va un mio carissimo amico, vedi, Marco. È pazzesca questa cosa qua. E le emozioni che si provano lì non si provano in nessun'altra manifestazione sportiva. Scusa Flavio. No, dicevo, ci va un mio carissimo amico alle Olimpiadi, Leonardo Fabbri, rappresenterà l'Italia nel lancio del peso. Cale, il cara e allora tu, forza Leandro, ricordatevi questo nome quando sarete lì, a vederlo alzare l'oro. E ve lo porto qui live. Andre, se tutto va bene, una promessa, lo porto qui su OCV. Forza Leandro! Infatti sarebbe bello, secondo me. Se ci studiamo una cosa e ci sono dei pomeriggi dove prima che vincono li conosciamo, perché la parte bella è quella che diceva Marco adesso, cioè non è tanto il dopo che comunque te lo sei bruciato in un'ora, perché tanto comunque dopo lì diventa la gara delle medaglie, perde quasi di valore, però se tu lo conosci prima, dovresti portarlo prima, Flavio, secondo me, perché diciamo inizia a conoscere quelli che porteranno avanti il paese nello sport, che non è solo il calcio, ricordatevelo. No, ma il calcio, poi il calcio all'Olimpiadi, ormai il calcio italiano manca da quando c'avevi i capelli, quindi. Ma perché è vero? Ma come mai, Marco? Perché ci mandano l'Under 21? Ma perché, come sono le regole lì? Sì, perché l'Under 21, prima ci andavano proprio l'Under 20 e poi adesso l'Under 21, che però non facendo risultati agli europei non riesce a qualificarsi. Sì. Però ecco, io il calcio con l'Olimpiade c'entra veramente poco, secondo me, proprio. È arrivata finalmente, un po' in ritardo, Manfred, ma caro With Napoli, l'avevi chiesta ed eccola qui, la nostra, per favore, Manfredi. No, cioè veramente. ma porca troia. Oggi è una puntata femminista, diciamo. La più attesa dalla nostra chat è qui, signore e signori, la nostra Velina. Magari questo è bello. Oh Harry, ti dico una cosa, quanti anni hai, Harry? 22. Istituto, so, istituto Giglio. No, a parte guarda, possiamo prevenire tutto qua. Non succede. Adesso è importante, adesso, perché poi dopo sono cut. Adesso, fialette, da adesso bisogna iniziare. Ma ti pagano, Andre? Comunque no, guarda, lo faccio per hobby. Vai, adesso lo faccio uscire, una roba del genere è un po' maleducazione. Allora. La domanda è: ti pagano abbastanza per fare questo? Beh, sono socio. Cioè, ragazzi, tolgo anche lui. With Napoli apprezza e regala 20 abbonamenti. E allora With Napoli, anzi no, ti lascio lui, lei, la nostra ragazza, ringrazi With Napoli per favore, dia un bacio, grazie. un balletto. Grazie a With Napoli. Vuoi dedicargli una canzone, beh. Harry? No, già, è un ringraziamento già tanto. Beh, insomma, ha regalato 20 abbonamenti, glielo faccio io una canzone. Grazie davvero. Spam di cuori, ragazzi, che qui non ho menzionato come volete.
Comunque l'europeo inizia il 14 giugno perché due settimane prima c'è la finale di Champions. Azzo. Già messo tutti in riga il direttore con le date corrette. E quando finisce, scusi direttore? 14 luglio. Perfetto. Ma perché non avevi... Non so, evidentemente non... Allora, ragazzi, un attimo. Dobbiamo affrontare... Cioè, domani l'Inter gioca contro l'Atletico, hai fatto andare via Mario e non parli della squadra che potrebbe... Se è andato via, che cazzo devo fare? Vabbè, ne parliamo lo stesso dell'Inter domani. Vabbè. No, io ne voglio parlare, Manfredi. Cioè, non è che se chiami sei milanisti, poi dopo è così, eh. Ci saranno le parole di Inzaghi, ci spremiamo noi, non ho capito. Inzaghi dice: io e il Simeone dell'Inter, i giudizi possono cambiare. Ah, minchia, è vero, giorni. Simeone. Oh, comunque, ragazzi, domani l'Inter no, è proprio forse il quarto più difficile delle italiane. No, ottavo. Ma l'ottavo. Che cazzo no. Dici? No, c'è il Barcellona. No. Ho capito. Ragazzi, però l'Atletico in Champions comunque è una squadra che no. Rompe il cazzo, eh. C'è l'altro. No, Andrea. Ma come? Andrea, ma l'Inter deve vincere la Champions. L'Atletico vanta un credito che si è esaurito, secondo me, perché nelle ultime 4-5 edizioni di Champions non è andato oltre un quarto di finale, se non sbaglio, è uscito due volte ai gironi, ha fatto gli ottavi, ha fatto quelle due finali perse con Real Madrid e poi una semifinale, ma da 5-6 anni non sta andando bene. Una partita contro di me l'aveva pure rubata. Una partita contro di me l'aveva pure rubata. Certo, ricordatemi che dall'una all'una e mezza faccio le formazioni a confronto live. È favorita, anche se domani non vedo un risultato così netto all'1 e un quarto, ve le spoilero così. Porta sempre dei rischi, però passa l'Inter, dai. Grazie, Fer. Io non sono convinto che passi l'Inter, perché secondo me sono molto concentrati sullo scudetto e l'Atletico è... Allora, sulla carta sono più forti il Bayern Monaco, chiaramente, però l'Atletico... Sono d'accordo quest'anno che sta facendo bene. Cioè, beh, è brutto da beccare in Champions. No, ma anche comunque... perché è una squadra che la forza dell'Atletico è non farti giocare. Cioè, proprio la classica squadra che può mettere, secondo me, in difficoltà Inzaghi. Scusate, invece di parlare di questa cazzata, facciamo gli auguri a Ciro Immobile che è il compleanno. Ma che se ne fotte, dai. Ma non tira, guarda, non tira neanche, cioè, fa quasi tenerezza, facciamo gli auguri. No, a me non me ne frega un cazzo, io. Certo, cioè, gliel'hai fatti. Il grande cannoniere italiano. Non li hai fatti a Roberto Baggio. Attuale. Tu non li hai fatti a Roberto Baggio. Ma chi ha come stella, ragazzi, loro? Griezmann. Antoine Griezmann. Non so se non ha Morata domani, eh? No, infatti. No. Gioca, sicuro, Operazione assalto a San Siro. Ragazzi, let him cook, tra l'altro una frase nuova. No, che poi Andre una cosa. Italiano, il ragazzo che fa i social. Il social media manager dell'Atletico è italiano. E mi sa che. Ah, è vero. Quello che... però napoletano, sì. È napoletano, sì, napoletano. Infatti, ragazzi, ha messo un TikTok con la canzone di Giulia. Sì. Ma anche di Giulia ha messo. Però non ho capito, è napoletano. Ma Griezmann, ragazzi, vi dico la verità, io Griezmann non l'ho. Ma sta giocando bene? Io ormai non ne sento parlare da una. Secondo me campa ancora del. No, ma come sta facendo un grandissimo Griezmann. Quanti gol ha fatto? Ma vai a vedere sul Transfer Market. Io non lo so, non la seguo, a differenza di chi è... sta giocando bene, Salomina. Raccontaci le partite che ha fatto Griezmann. Quanti gol ha fatto? Se non sbaglio ha 16 gol fatti, una roba del genere. E quando ha segnato? Come è finita l'ultima partita che hai visto del... Non ha giocato l'ultima partita. Non l'ha giocata in forte. Sì, dici quest'anno. Turnover, ha fatto turnover l'ultima. Raccontaci un po' dell'Atletico Madrid, dai. Beh, una grande squadra, è uno dei migliori attacchi, se vedi in Liga, se non sbaglio. Perché lei, tu sei il classico che guarda le statistiche, no, okay? No, ti devi vergognare, tu non hai mai visto una partita dell'Atletico quest'anno. Vabbè, che gara, dai, su. 18 gol e 7 assist in 34 partite. Oh, vedi che ce l'ho visto. 18 gol e 7 assist. Sì, questo ha avuto il tempo di leggere, dai, per favore. Ma quando? Piras ha fatto 11 gol e 6 assist nella Liga e 5 gol in Champions League. Ma lui non è mica più, non è più un attaccante. Lui gioca un pochino indietro. Sì, team, l'abbiamo fatto oggi pomeriggio.
Ragazzi, c'ha numeri fenomenali, gioca sopra. Numeri fenomenali, ha cambiato ruolo, ma e si poi, può parlare dello scandalo? In Italia ci facciamo le pippe su Giroud, su questa gente qua, credi. Cioè c'è uno scandalo che Harry voleva parlare, che è successo? È una cosa pesante? No, qualcuno mi deve spiegare come mai l'Inter ha giocato di venerdì e l'Atletico Madrid di sabato. Vedi, comunque questa è colpa tua, no, tu stai creando veramente diventando tutti, no, tra l'altro, ma che c'entra, scusate, tra l'altro la cosa bella, ma la cosa c'entra, cosa c'entra, la cosa bella è che tra c'entra? L'altro è l'Atletico che va in trasferta, quindi al massimo quindi gli fanno anche scomodare a loro, cioè Pedù, pensa te, oh, ma neanche scusate, si vedono a metà strada, che dici tu hai giocato prima, almeno facciamo sta cosa, no Manfro? Giusto, ma il problema semmai è della Liga. Per una volta che la Lega Calcio ha fatto una cosa azzeccata, voglio dire, il problema è della Liga Spagnola che l'ha fatti giocare sabato. Sì, sì, ha fatto una cosa azzeccata. Harry, allibito, Harry, dalle parole di Mazzocchi. No, ma la Serie A poteva far ragionare l'Inter ugualmente di sabato, a paragonare, cioè metterlo in linea con la Atletico Madrid. Sì, ma anche la Liga Spagnola lo poteva fare il direttore, però. Scusate, qua allora, no, non ho capito una cosa, perché la Serie A lo fanno giocare sabato? In Europa, che vuol dire? In Europa non si tifano gli italiani, cioè la Liga Ah no, che si tifano le spagnole, che si tifano? No, non io cioè, tifo solamente il Milan, non tifo né Inter. Dai, buttalo fuori, butta fuori Eri. Giusto. Però non ho capito. È così, Marco. Per cui la Lega di Serie A avrebbe dovuto far giocare la Lega Serie A. Marco, lui sta dicendo come la Lega di Serie A si è così sbattuta a concedere all'Inter un giorno di riposo in più quasi inutile. Poi non si è sbattuta. Guarda, per far Manfredi, però non può. La Manfredi. Roma, ogni volta che gioca di giovedì, gioca di domenica. E questo la Lega non frega. Ma sta giocando di lunedì la Roma. E questo la Lega non frega un cazzo. L'Atalanta pure. No, però l'Inter venerdì, addirittura quasi quasi una settimana di riposo per farla giocare. Ma scusatemi, per andare sempre sul semplice, ma vi siete dimenticati il presidente della FIGC che squadra FIFA? Ma basta, BG. La verità, ragazzi. State proprio a raschiare. Cioè, avete proprio i pezzi di vetro qui proprio. Ma come fate? State proprio. Una live, forse voi siete d'accordo che è una follia quello che dicono, almeno voi sì, ragazzi, ma sì. Sono d'accordo. Gli altri li ho tolti perché veramente ci perdiamo anche noi, è così. Sì. Vabbè, però gli vogliamo bene, dai. Ma secondo voi c'è qualcuno, tolto Manfredi, che so per certo che mette, diciamo, l'antinterismo tante volte, purtroppo anche davanti al canale, non essendo lucido? C'è qualcuno di voi cioè, che pensa ogni tanto a questi complotti, o è meglio smettere di seguire il calcio? Se la vedi così, basta, non lo segui più. Cioè, pensare che uno è tifoso, l'altro lo fa apposta. Se lo dici a me, io che c'è campo di questa roba da 40 anni, non posso che dirti non ci credo, però io ci campo, credi. Quindi sono un po' a parte in causa. No, vabbè. Più altro, Andre, se vivi così non vivi più, non lo guardi più. Nel senso, non lo guardi con i suoi occhi che dovresti Sono discorsi guardare. Giusti solo se il soggetto non è l'Inter ma la Juventus. Sulla Juventus avrebbero... no, però anche sulla Juve era la stessa cosa, Fra. È vero. No, folle, ma no, sai, che... Andrea, ciclicamente il vincente viene, come dire, associato a qualche cosa di poco chiaro. No, ma anche chiaro. Perché esattamente come è brutto di essere quelli che vincono, no? È esattamente, Marco, come la Juve di Conte, quella che ha vinto tanto, l'Inter di Inzaghi, cioè non ne hanno bisogno, sono troppo più forti, cioè proprio non... E poi bisogna dire che l'Inter di Inzaghi sta vincendo quest'anno in campionato. Quindi prima di fare un filotto come quello che ha fatto Conte, esatto. Ce ne vuole. Attenzione con i paragoni. Però Marotta, ragazzi, la sta apparecchiando bene. Però è anche vero che vincono due coppe all'anno. Sì, chiaro, certo. Sono troppo più forti. L'anno scorso mettiamo sotto gli amici speciali, aspettate un secondo. prego. No, sono troppo più forti. L'anno scorso normali contro sessionati siamo... Okay. Io non ho detto un cazzo. Guarda, forse non mi conosce, ma io con l'Inter ce l'ho da. Vabbè, ma grava la sua posizione, di questa cosa. Scusi.
Bravo Harry. Cioè, rende... Ma lì, guarda, ho doppio vinto della Juve. Sinceramente fanno tenere ho visto tutti. Talmente tanto. Lì sta crescendo come un soldato, Harry. A me fa tenerezza l'Inter. Ho visto tante di quelle delusioni da parte nostra all'Inter che a me fanno tenerezza. E come è brutto come paragone. Un po' come quello che viene un po' bullizzato da piccolo, poi si rivela essere un po' forte, allora fa il forte. È così. Enrico, però comunque Piero, lei la soffre più di tutti. Ma negli ultimi 14 addirittura anni fanno tenerezza. Addirittura fanno tenerezza quelli dell'Inter. Sì, a me sì. A più 11 fanno proprio, dici, poverini. No, vabbè, non è quello. Quest'anno stanno meritando, li stanno aiutando, però... Boh. Vabbè, arriverà il momento che più lui forte comunque. Beh, ha detto che lui non era di parte. No, comunque, scusami. No, una cosa che non capisco è li stanno aiutando. E cazzo, ogni domenica c'è qualcosa, cioè, quindi vorrà dire qualcosa. No. Cioè, non lo so poi se li stanno aiutando volutamente o per semplice... Ah, lei sta ritrattando adesso con le spalle al muro di Mazzocchi? No, io non ritratto. Non so se si tratti di semplice sudditanza arbitrale, sai, quando se ne parlava in altri tempi, che poi non si è rivelato così, però boh, non lo so. Vabbè. Ciccione, cosa vuoi dire? Cos'è quel va bene a prendere l'attenzione? Cosa vuoi dire? No, i discorsi sono un po' provinciali, quindi... Beh, detto da uno, no. Dai. Oh, bravo, perché quando lo facciamo tra Lazio e Roma, allora no, pensavo la parola da sono provinciali, poi lo fanno qua e stanno a sentire queste cose. Noi ci aiutano, tutt'al più ci aiutano per vincere uno scudetto, non per vincere una Coppa Italia. Perché non dici sono provinciali in questo momento? Conducente. Augu, c'è anche uno juventino, come vedi, e anche tu sei uno che è ossessionato dall'Inter. Io, ma che cazzo me ne frega dell'Inter? Dai. Ma vedi che ancora non hai capito. Io non ce l'ho con l'Inter. No, tu sei proprio il peggiore. No, io metto in mostra tutti i cretini interisti che tu inviti in questa trasmissione. Perché ce ne sono in una serie innumerevole di cretini, tu li inviti tutti, tu dicono cazzate, li chiama Manfredi. Però posso dire una cosa, secondo me io li chiamo apposta idioti, così capito. Ma perché ne esistono anche di intelligenti? Gli interisti che vengono in questo canale, portate rispetto ai miei amici interisti e fratelli. Per me gli unici interisti intelligenti sono Bergomi e Torre. Poi non è allora, innanzitutto rispetto per il Monaca, porta rispetto al Monaca, Manfredi. Porta rispetto al Monaca. A Centonze. No, Centonze no, Monaca l'avevo dimenticato. L'unico che io salvo è a Manuelina. Vabbè, Manuelina. Salvo quello mitologico. Mitologico. Un altro interista è Paina pure. Sì, sì. Quello è peggiore. Però quello è peggiore. Per fortuna non viene più. Però ragazzi, occhio a dire che quest'anno l'Inter. Che lì l'Inter quest'anno è prima per gli aiuti arbitrali, perché ricordo. No, non ha detto questo. L'ultimo weekend Milan e Juventus. Detto anche. No, capito? Cioè, perché l'ultimo weekend di Milan e Juventus cancellerebbe tutti gli errori arbitrali pro Inter di tutta la stagione dire, se ce ne fossero stati. Dire una cosa grande Marco, grande interista. No, diciamo ce ne sono stati, l'ha messo Rocchi, non se ce ne allora, fossero. Allora, diciamo Rocchi ha detto che poi però l'Inter non pareggia a Verona 2-2, non perde in casa come la Juventus. Cosa soffre mai il direttore? Ma ti ha detto più forti e aiutare. Vabbè, io posso una cosa. L'Inter non perde con Verona, non viene annullato il gol. Il distacco che l'Inter ha sulla seconda che la Juventus è talmente enorme che oggi non ci possiamo aggrappare. Voi ci fate caso, ogni tanto si ricorda che l'Inter a più 11 va in depressione. Ogni volta mettono questo suono. Squadra più forte di questo campionato, perché 9 punti, una base in meno, la seconda. Non sono solo gli arbitri che l'hanno aiutata, però diciamo che sarebbero primi a meno punti di differenza, si può dire. Sicuramente. Ma meno era la Juve. Penso che potrebbero avere sempre un Juventus vantaggio. Juventus Bologna, c'è un rigore non dato a Bologna, clamoroso. Ogni Sandi ascolta me, c'è un rigore prima su Chiesa, gli ha dato una gomitata, lo butta per terra e prende la palla di mano. Dai, non iniziamo. Guardate solo quello che piace a voi. Qui siamo combinati. Se io mi metto a criticare l'Inter che vince, non sta bene. Quando la Juve vinceva, erate tutti liberi di buttare merda sulla Juve. Posso perché dire? L'hai aiutata. Complimenti. Bravo BJ. Minchia, ora io mi devo mettere a battere le mani all'Inter.
sto cazzo. No. Chapeau. No, Flavio, vai a vedere piuttosto il fallo che ha fatto Nandez su Musa in Cagliari Milan e vai a vedere invece la carezzina che Jovic dà a Coso, a Rizzo. Milan sì, ma per dirne una. Milan e Juventus hanno rappresentato il potere calcistico per vent'anni, ne avete fatte di cotte e di crude. Adesso invece l'Inter no. L'Inter è una roba. Invece l'Inter no. Le telecamere hanno regalato un cazzo di scudetto. Pirlo e cosa Sedor stiamo parlando? Per Guglielmin Pietro e Coco, per favore. Appunto, hanno detto Cannavaro per Carini. Avete regalato Roberto Carlo. Avete? No, io non sono interista. Però. No, tanto per dire, tanto perché prende la loro difesa e io ti faccio diventare interista. Erano delle capre incompetenti. Aspetta, perché Flavio da Fiorentino ha fatto peggio. Flavio da Fiorentino ha ceduto giocatori. Lasciamo perdere, va. Pagato, eh? Però, pagando. Baggio, Baggio, pagati, Baggio però. Esattamente, Marco, chi conosce la storia lo sa, non c'è sta, cioè Baggio è stato il potere italiano che l'ha portato alla Juventus, se tu lo sai. Chi conosce la storia lo sa. Però quella cosa lì, il rigore, le cose, incredibile. Che storia. Un attimo. Tra l'altro Baggio ha sbarcato su Instagram, eh? Sì, ah, sì? Vero? Con la mano. Sì. Eh sì. Vai a vedere il video, Andrea, su Instagram. Bellissimo, ah, sì, bellissimo sì. Video. Vai a cercare, ma fra un attimo. L'ha fatta la figlia, se non erro il video. Sì, 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 no, è la figlia che è se lo conosco non metterà molti contenuti, secondo me. Secondo me metterà un contenuto al mese, però... Questo? La figlia. Sì, la figlia. Papi, vuoi dire qualcosa a tutti i tuoi tifosi? Ma c'ha già tipo 80.000 follower avendo fatto soltanto il video di... per l'affetto che mi avete dimostrato e vi mando un abbraccio forte a tutti. Grazie mille. Grazie, ciao. Papi. Oh, Ciccia è sobbata però, Ma di dov'è Baggio? È bresciano? Attenzione perché stanno parlando un uomo. Che non è a 100 a 158.000 sì. Che idolo, mamma mia. Sì. Però se n'è andato, se n'è andato Mazzocchi. Come se n'è andato? Se n'è andato Mazzocchi, ragazzi. Anche... L'avranno chiamato. Vabbè. Tua madre? Tua mamma. Vabbè, grandmother, salve signora. Signora, salve. Signora, buonasera, buonanotte. No, è all'altra parte. No, devo chiudere. Mi ha detto di chiudere. Ah, okay. Allora, un attimo, allora, è tornato. Ascoltami, c'è una donazione che non so se posso leggere. Prova a vedere se la puoi leggere tu, che secondo me è roba tua. Non so di cosa si tratti. Non neanche io. Però Widash non lo so. Vabbè, lo ringraziamo, ma non rischiamo. Lo ringraziamo, rimaniamo sul calcio. A oggi. E se non lo sai, Mazzocchi. Mazzocchi. Ragazzi, io vi devo salutare. Va a montare salutare. Sua moglie? No, stasera no. Stasera no, okay. Ragazzi, stasera non mi tocca. Siamo in pausa. Allora, buonanotte a tutti. Un saluto a tutti. Buonanotte. Grazie. Statevi bene. Ciao. Sono eroici quelli che dopo tanti anni. Salve, volevo contestare. Salutare. Io vado a lavoro fra 4 ore. Ciao ragazzi. Basta però ricordarlo così, oh mamma mia, oh. Lui lavora. Minchia, quando fanno così, oh. Io ho fatto 12 anni di ristorazione, non rompevo così il cazzo agli altri. Andavo a far serata agli altri, ciao, buonanotte, basta. Qua mi dice che è usato per curare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Non mi dice altro, quindi vabbè. Potresti leggerlo tranquillamente. Ma secondo me il motivo per cui la usa weed è un altro. Ah sì, possibile. Comunque però... volevo dire che sono eroici questi signori che dopo tanti anni hanno tutta questa intensità, questa voglia di... montare le mogli, sono degli eroi. Guarda che BJ non sembra, ma BJ c'ha 25 anni, anche se ne dimostra il doppio. Ma no, non è mai vero. Dopo 10 anni di matrimonio. Sta succedendo di tutto a casa di Harry, signore. Cioè, è passato uno sconosciuto alle sue spalle.
Chi era Harry? Però lui è professionale, lui non si gira mai, ragazzi. Ah, si intravede, si intravede. Mio zio, c'hai ladri in casa come no. Ciccio Gamer. È la casa del grande fratello, ci sono tutti qua. La banana di ieri non ci sta più, eh. Ma la... Vabbè, scusate, per favore. Ma la intimorisce su zio? No. Si sente in pericolo? Direttore? No. Se ti senti in pericolo, fai il segnale, Enrico. No. Sono in pericolo a Pioli. Ok. Pioli. Ah, Harry, ma tu non ci hai detto Pioli out? No. Ma il cuore sì, quest'anno sì. Come se non lo sapessimo. Ci sono state delle sue reazioni che ci hanno mandato ieri sera al bot un po' troppo, Harry, eh? Lo so, però quando vedi certi... Ragazzi! Certi no, certe partite fanno un po' arrabbiare. Cazzi, Pioli di merda, sto tornando nel cazzo, Pioli di merda. Colpa tua, stiamo perdendo. Chiama tuo zio. Tuo zio l'ha visto, Harry? Sì, sì. Ah. Chiamalo, Harry, chiama. No, dai. Dai, chiacchiatimo lo zio. È lì di fianco. Guardate che comunque era difficile perdere due partite nella stessa partita, eh. Cioè è un mago, veramente un mago. È prendere quattro gol al Monza, che quella è una vergogna assoluta. No, ma quello è un vanto, vabbè, perché siamo la prima squadra che in Serie A prende quattro gol dal Monza. Beh, c'è anche un giocatore che si fa espellere, gli darei io allenatore del Milan, darei 8 giornate io a Jovic. Perché Jovic fa la stessa cazzata che fa Milik, ma anticipato cioè, i tempi come Jovic e uno come Milik non possono fare le cazzate che hanno fatto Milik con l'Empoli e ieri Jovic. Parlavamo di professionalità l'altro giorno, sono due cose sconsiderate che possono, se nel caso della Juventus ha segnato l'inizio della fine, nel caso del Milan secondo me relativamente, perché il Milan Marco però comunque terzo doveva arrivare, terzo arriverà, Marco c'è una bella differenza. Cioè, Milik cioè, fa un intervento di gioco scomposto, ma di gioco. Jovic fa proprio una roba che non sta leggendo. Sì, la stessa cosa. Sì, però Milik lo fa al 14° del primo tempo a centrocampo. Può pure evitare quel tipo di irruenza, capito che voglio dire? Però... Sai, come senza le regole. Però, ma giochi Jovic, cioè Pioli non è che gli darebbe 8 giornate, non avrebbe proprio voluto in squadra. Cioè, quindi. No, non è così. Scusate ragazzi, che è arrivata questa profezia, parere di razzialismo. 10 agosto 2023. Se riuscissimo davvero a portare a casa pure Rovella, saremmo sul serio da scudetto. Dai, ultimo sforzo. Beh, ci è andato vicino però. Chi mi guardi a me? Che ho detto io? Che c'è veramente i tifosi delle squadre romane sono veramente imbarazzanti. Ma tu stai parlando di quelli, perché quelli del nord si deve pensare di essere più normali. Non penso ci sia stato mai, con tutto che gli interisti hanno, i problemi che hanno, non penso che hanno mai detto se prendiamo Rovella vinciamo lo stesso. Forse un po' effettivamente. Ma guarda, io ti voglio bene. Comunque ce li hanno i problemi. Io ti voglio bene. Qua i tifosi dell'Inter, ma poi vengo pure i tifosi del Milan. I tifosi dell'Inter sono quelli che Conte gli dà un culo e se ne va e lo applaudono. Cioè Lukaku è il migliore del mondo e poi invece alla fine lo tradisce, cioè, questi sono meglio secondo te, comunque meglio del posto, oppure chi pensa di poter vincere lo scudetto con Giroud, questo è un altro fesso. L'ha vinto, infatti abbiamo vinto con sì, Giroud due anni fa, però due anni fa. Allora c'è una donazione di Teo che dice che gruppo di ratti, quando cazzo andate, dai su. Un attimo, leggo la donazione. Che gruppo di ratti ossessionati milanisti. Mi metto sotto. Quanto fanno pena. Mi dispiace per la qualità del programma. Grandi Flavio e Mazzocchi. Grande Teo. Bravo Teo. No, perché adesso torno a fanculo. Crisi di autostima, eh. Comunque, allora, Manfred.
non puoi criticare i tifosi, fanno i tifosi, cioè è chiaro che il tifoso dice è tifoso, se prendiamo Rovella vinciamo lo scudetto, ma togli ai tifosi di Sognà e smettiamo di parlare di calcio. Ma tu parli con uno che quest'estate ha dichiarato: ma Kane si stancherà di vincere trofei al Bayern Monaco, ha preso l'unico anno di 10 anni che vinco lo scudetto, è andato quello là e non lo vincono. Pensa che eccesso che sei la stagione... tu, oltre a essere incompetente, se porti pure sfiga. Senti, che è quando Kane ti butta fuori dalla Champions, fai in modo di essere. Ma guarda che breaking è la normalità news. Che Kane mi butta fuori dalla Champions. La normalità, Bayern Monaco Lazio, non lo so. Posso dare ma no, scusa, ma Harry, c'hai qualcosa tu? Mbappé has breaking news. Kylian Mbappé has refused to join Real Madrid. He has instead chosen to go to Manchester United because his dream has always been to play with Harry Maguire. Kylian... Ah, beh, dai, dai. Ah, comunque c'è un altro provata la pescata. Che c'entra anche il Milan, che il City sarebbe pronto ad offrire 100 milioni per le Leao. Azza, da dove portateglielo a spalla, sulle spalle portate. No. Sarebbe disposto ad offrire 100 milioni al Milan per Leao. Non si vende, ho 175 milioni ogni anno. Attenzione, Henry Catucci. Meglio Rovella. Oh, è meglio scudetto. Non citare la fonte, Harry. Non citare la fonte. Copia anche tu come fanno gli esperti di mercato, per favore. Non ti azzardare. Andrea, mi fai per favore, perché prima chi era? Chi è che parlava inglese là? Non l'ho riconosciuto. Harry che parla inglese. No, era Fabrizio. No, Fabrizio. Mi fai per favore tu, è today, mi fai un attimo. Ma vai domani le faccio, più tardi le faccio comunque. È today. Ti adoro. Today, Rovella. Oggi potrei, ti dico la verità, domani per domani le faccio dopo il live, ragazzi, l'uno un quarto. È in spagnolo, e voglio fare in spagnolo, ragazzi. Un in spagnolo e un in inglese. No, fanno in inglese. No, in spagnolo di Gregorio ieri. Sì, ma in spagnolo è aia ora. Ma chiede a Juan, ma poi, e poi i nomi italiani li spagnoleggi, no? Che è, ne claro, so, è claro, Rovella, no. Rovella. È claro. Rovella, no, Rovella, Rovella, no, in spagnolo Inter Atletico, Marco. Quando fa quella in inglese, no, sembra vabbè, però se parlavamo di Rovella, no, Rovella. Sarebbe perfetto fare Bayern Monaco Lazio, lo fa in tedesco. Rovella sarebbe Rovella. quando fa quella in inglese, sembra una lezione, sai, le lezioni registrate d'inglese, no? Depende, è stupendo, sì. Raga, sì. At today for me. Cos'è? Better than. Mamma mia. Che cazzo? È l'uomo di Terracina. Mamma mia. Mi ride il coglione. No, ti va, che tu eri così, sei tu, cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Che so io. Ah, ok. Pure così, va bene. Vabbè, parliamo un attimo anche di Fiorentina, tanto siamo alla fine dell'anno e mezzo, facciamo... No, vi volevo leggere, che non sono riuscito a leggervi prima, quello che aveva detto Mauro Suma su Pioli, so per certo che quando Pioli lascerà il Milan ci sarà la fila. Tutti vedono come Pioli in condizioni di difficoltà conduce le squadre. Cardinale è molto pragmatico, quando parla di infortuni vuole individuare il problema e non il colpevole. È un tema della società e non dell'allenatore. Questo dice... Vabbè, ma Mauro Suma non è che dice così perché è di Milan TV e non vuole attaccare la società. Sì, vedrai cosa dirà di Pioli quando se ne va. È tutto un complotto per Harry. Mi dissocio da queste parole sul grande Mauro Suma. No, no, ma ho grande rispetto per Suma, però io per fortuna, scusi, se ti stava sul cazzo, incredibile. Ma ultimamente stanno diventando un po' un paraculi perché hanno paura. Allora, Harry, però noi ci dissociamo, ovviamente. Sto zitto, non parlo più, non proprio. E non ho capito, ma può argomentare, però mi sembra che lei sta infierendo. Per maletto, non ho mai visto una domanda scomoda più ora da giornalisti, ma non può farla, Harry. Comunque c'è Lollo, no? Quando fanno le... scusate, chi
Porca troia, che mi ha dato. Sembra, aspetta, lascialo scorrere. Guarda, sembra uno di quei tre cantanti nani. Hai presente, no? Quelli dei meme. Guardalo, guarda lì la faccia. Ah, quelli di TikTok. Guarda, la faccia. Guarda, guarda, sembra uno di quelli. Guarda, boh. Ho capito, vedo. Ragazzi, c'è una donazione di Giovanni che dice: purtroppo Manfredi ed Enerix già li conoscevo. Oggi ho conosciuto Piras. Era meglio non conoscerlo. Vedi che questo è Enerix, questo è Enerix. È una testimonianza d'affetto. C'ho cazzo da dire. Chiama per chiedere guardiamo. Ma se titolo, ma se tu vuoi fare la verifica di una notizia, no, non puoi contattare la persona. Ma se tu hai 1.300.000 follower, hai responsabilità perché divulghi una roba. Ma perché tu l'altro giorno hai additato al pubblico ludibrio un hater che era un altro? Perché ti sei sbagliato? Ma quello allora, Free Waza, signori, Free Waza. Comunque, si può dire che viva l'intelligenza artificiale. Viva l'intelligenza artificiale. Uno può fare quello. Ma tu sei un professionista, giochi a calcio, non puoi fare ste cazzate. Posso dire la verità? Bravo. Non va bene. Non, cioè, io che pago il biglietto per vedere Leao che gioca e gli pago lo stipendio, non la può fare sta roba qua. La facesse quando smette. Cioè, non va bene, secondo me. È quello che stavo dicendo io prima. Cioè, io sarò un vecchio bacucco rincoglionito, Marco, allora, però Leao, che sta giocando un campionato del merda, ma non credo che sia di adesso. Non credo che sia di adesso, però, io l'ho chiesto. Io ho chiesto se l'aveva fatta adesso. No, ma detto, Marco, secondo me è viralizzata adesso, ma non è da adesso. Ah, ok. Allora, ve l'avevo chiesto apposta. Scusatemi, Marco, cambia poco. Secondo me, Il discorso da fare è un altro. Non è una colpa. Cambia, però. Che tu, allora, ci stanno tanti giocatori forti, per carità, tra cui Leao ne fa parte, e poi ci stanno quelli che rimangono nella storia, ok? Quelli che rimangono nella storia muoiono per il calcio, cioè escono da lì e dice e non dormo, dico ma domenica devo segnare, se no la mia vita fa schifo. Ma, e Leao non è uno che ragiona così. Ma cazzata di Manfred. Ma no, Manfred, scusami, perché Leao guardo la testimonianza. No, allora, il calciatore più forte di tutti i tempi, tutto ha fatto tranne che morire per il campo. Sì, ma lasciali i casi quindi clamorosi. Prendiamo no, Cristiano guarda, Ronaldo, prendiamo tutti quelli che sono ossessionati. Ma io ti cito Maradona, ti cito Pelé, ti cito Cruyff, cito i tre più grandi di tutti i tempi, che non erano... Che erano tutt'altro che ossessionati dal calcio. Dico semplicemente ogni 50 anni. Però. Ho capito. George Best, Ronaldinho. Ha maggior ragione. Io penso che un calciatore professionista debba fare il calciatore professionista, visto che guadagna 5 milioni l'anno. Questa è beneficenza. Manfredi è un incompetente, non lo ascoltiamo. Tanto per lui è l'attaccante più forte del mondo. Ha ragione su questo Manfredi, ragazzi. Cioè, c'è il nuovo Mario. Flavio gli dà ragione e così lo fa contento. Marca invece titola così. Minchia. Gli sta firmato. Bello, bello. Mamma bravo. Mia. Bella copertina, bellissima. Vedi gli spagnoli. Comunque, ragazzi, io vi dico una roba. Io c'ho un ragazzo che mi su tante robe, diciamo, collaboriamo, che si chiama Emanuele. Lui sta a Barcellona. Pantano è venuto anche sul canale. C'è una mano anche qui proprio con un CU. E lui mi diceva che abita a Barcellona da agosto. Che gli spagnoli a noi ci vedono tipo come noi vediamo, tipo la Grecia, l'Albania, insomma, dei paesi che magari sono un po' più molti rispetto all'Albania. No, ma io dico dal punto di vista, e infatti loro, ragazzi, anche nel calcio sanno ancora sognare e prendono dei campioni. Non ho capito quello che hai voluto dire, scusa, che vuol dire? Che ci vedono come io ce l'ho capito onestamente, cioè arretrati? Sì, arretrati, cioè economicamente diciamo più in difficoltà come stato. Vabbè, anche e lo dicono gli spagnoli? Loro, sì. Togli il Real Madrid, sono messi malissimo. Vabbè, lui mi ha detto così, però sta di fatto. Ha detto una cazzata. Quella è una grande cover, però. Grande cover del Marca. Vabbè, lui no, mi dice bellissima. Possiamo dire
che Marca fa quello che vorrebbe fare tutto sport, ma non ce la fa. No, dai, no, rispetto per Baciano. Come tutto sport, ma che dici? No, dai, sì, aspetta, aspetta. Marca è il giornale del Real Madrid. Come tutto sport è il giornale di riferimento dei tifosi della Juventus. È la stessa roba, capito? Ma Marca non ha la gazzetta dell'Inter. Però è più facile seguire Real Madrid, cioè, onestamente. Oddio, no, perché in Italia se tutto sport lo facesse per bene, venderebbe tantissime copie. Se lo facesse per bene, la Juventus, ragazzi, c'ha milioni di tifosi. Sì, però questi comprano Zidane, comprano Mbappé, cose. Cioè, Real Madrid è la squadra, diciamo, più forte del mondo, cioè a livello di storia, cioè la Juventus non è Real Madrid, e Mbappé, che è il più forte del mondo, va nella squadra più forte del mondo, più famosa del mondo. Chi non vorrebbe giocare a Real Madrid? Su. In Italia c'è una sola squadra che può essere paragonata al Real Madrid, come storia. Manco nemmeno il Milan. Come storia può essere paragonata solo il Milan al Real Madrid può essere paragonata. Il Milan negli ultimi vent'anni, quando ma mo vale ricordarsi gli anni, quando lo ricordo io, ma che cazzo, comunque sta di fatto che noi in Italia un giocatore così non lo vediamo da secondo me non è neanche Ronaldo l'ultimo, perché Ronaldo è arrivato a fine carriera, cioè Mbappé è all'apice. Insomma, no, ma a livello magari di branding è più forte Ronaldo, forse anche adesso di Mbappé, però a livello di proprio momento, secondo me, calcistico, anni d'oro, Mbappé è proprio negli anni migliori. Ronaldo è arrivato qua a 35 anni. È il più forte calciatore del mondo. In Spagna, Marco, lo possono ancora prendere. Cioè, questo non va in Inghilterra, ma lo prende il Real e lo paga, ragazzi. Francio, ma è paragonabile a Ronaldo il fenomeno all'Inter? No, sì, è paragonabile a Zidane alla Juventus, perché Ronaldo quando andrò all'Inter non era ancora Ronaldo proprio al 100%. Ma come non era Ronaldo? No, nemmeno Zidane. Ragazzi, questo è il colpo più grosso, secondo me, di questo secolo. La Juventus non lo conoscevano nemmeno alcuni giocatori. Mentre Ronaldo era già conosciuto, già vinto il colpo del secolo, Florentino Perez. Mamma, oh, ma Bellingham, Mbappé, ragazzi, ma che squadra è questa qua? Flavio, Ronaldo quando è arrivato, ma avete capito cosa sta Ronaldo facendo Florentino? Quando è arrivato all'Inter aveva già più gol di partite giocate. E noi ci abbiamo Zirkzee, noi esaltiamo Zirkzee, capito? Perché ti rendi conto che veramente siamo alla fine del calcio? Io non sto questi parlando c'hanno Bellingham e Mbappé. Io, Enrico, non sto parlando di valore del calciatore, sto dicendo, pensa ai numeri che ce li avevamo noi, Spadoni, che andavi a fare su. Scusa, assolutamente. Scusa Flavio, a livello di colpo parlavo. Io dicevo che quando Ronaldo è arrivato all'Inter non era ancora Ronaldo come giocatore affermato. Zidane alla Juve arriva da campione con la Francia. No, era finito. No. No. Il 98, no. Ragazzi, il 98. Era già nella Juve. È arrivato prima Zidane. Già giocava, già stava nella Juve. Il 98. Quando è arrivato al Real è arrivato da campione. Il 98 Zidane ha vinto con la Francia. Sì, ma era già nella Juve. Ma prima giocava era già nella Juve. Juve da prima. Era già la Juve, era già nella Juve. Lui arriva da semi sconosciuto nella Juve. Io mi ricordo che l'ho preso, io l'ho preso al Fantacalcio, che tutti mi guardarono con la faccia: chi è questo qua? Ci ho vinto il Fantacalcio a passo di carica, anche se non cominciò benissimo, ovviamente, Zidane. No, non cominciò bene. Ma come tutti, stava pensando al Milan. Ogni tanto lui pensa che è meno 11 e quindi Ma sapete che io credo che Mbappé tatticamente non sia l'acquisto ideale per il Real Madrid? Perché eccolo qua, abbiamo Manfredi, abbiamo Ancelotti, abbiamo Manfredi, Ancelotti. Secondo me gli manca una vera Guardiola a Real Madrid. Boh. E Mbappé è molto simile come stile di gioco. Gli consiglieresti Harry Kane al Kane sarebbe meglio, ovviamente. Sì. Kane va bene pure la comunione. Kane va bene dappertutto. Oh, ragazzi, Manfred no. Anzi, Manfred sì. Ragazzi, Mbappé.
Mbappé, Bellingham e Vinicius. Io non so se vi rendete conto, cioè, cosa gioca negli altri campionati. Tempo fa io vi dissi, vi dissi tre anni fa e venni deriso, che Rafael Leao mi ricordava David Suazo. Venni deriso da tutti. Mentre io dicevo che è esattamente la stessa cosa. Velocità, anzi, secondo me Suazo tecnicamente era più dotato. Ora che avete capito, prendete il biglietto e venite a chiedermi scusa. Punto. È che noi siamo abituati talmente a un livello basso che Zirze, che secondo me è fortissimo, però pensiamo sia Bellingham, ok? E diciamo è un fenomeno. Vedremo, vedremo. Suazo. Sai cos'era era Vinicius prima di Ancelotti? Aveva fatto un gol la stagione. Vinicius è diventato un ragazzo. Ma ragazzi, ma Vinicius è un ragazzino? Cioè, sì. Vinicius è un ragazzino, io l'ho visto Real Madrid, possiamo, e Real Madrid bisogna vedere a centrocampo, perché comunque Modric e Kroos cominciano ad essere un po' avantini con gli anni, quindi vabbè, Bellingham, sì. Bellingham, no, vabbè, Camavinga, eh. Camavinga, raga, Camavinga, forte. Camavinga a me non mi convince tanto, a me non mi convince, però a me non mi convince Camavinga. A me mi piace Tchouaméni, ho visto dal vivo, è un armadio, ma vabbè, ma Valverde, però ragazzi, ragazzi. Modric ragazzi è cioè, attenzione a non sottovalutate Kroos, l'intelligenza calcistica di sti calciatori, no, non è che li sostituisci per tutta la stagione bene giocatori così, eh, occhio, certo. È vero, certo. Questo è no, no, assolutamente, però questi qua sono tutti guarda. Giovani però sì, appunto sì. Ah, tra l'altro c'è anche la sedicenne Hendrix. Hendrix. È da videogioco sta squadra. No, non ha senso, ragazzi. Non ha senso. Forse devono fare qualcosa sui terzini. Secondo voi, vi faccio una domanda. Valverde è più forte? Calabria. È più forte di Barella? Sì. Dai, stia. Chi? Assolutamente sì. Dai, non, no, chiedo, non... Andrea, tira non 200 chi. All'ora in porta, tira 200 all'ora in porta, clamoroso. Secondo me Agua c'ha più calcio ad altissimi livelli, c'ha più è più fisicamente forte, però secondo me tecnicamente Barella, ragazzi, vi dico la verità, a oggi sì, è maggiore. Finali, ma di chi, Andrea? No. Di Valverde? No. No, ah. Valverde c'è più esperienza a livello internazionale, me ha vinto i finali. Ragazzi, per me è meglio Barella. No, me no. No, ragazzi, no, dai. Barella. Piano. A me piace Barella, però Valverde è un altro livello. Sì, forte Barella. Ma... Barella se mi dicessi magari che te posso dire. Barella è forte, ragazzi. Ma Valverde è più forte. No, Valverde è più forte, semplicemente più forte. A 300 all'ora in porta, cioè una roba assurda, ragazzi. Pensavo a Flavio, che è l'unico in questa live che ha detto che preferisce Barella, e pensavo ai suoi trascorsi in maglia nerazzurra. No. Forti rispetto al direttore di Passione Fiorentina. Non è che sta così distanti, però, non è che è proprio... Come rendete conto che Jovic ha giocato al Real Madrid? Jovic, mamma. Ma scusate, ma voi prendete in una vostra squadra, prendete Valverde o prendete Barella? Non ho capito. Prendete Barella? Io Barella tutta la vita. Anch'io prendo Barella. Io Valverde con la gamba gessata. Valverde con la gamba gessata. Tutti Valverde tranne loro due che sono te. No, io voglio a me Barella piace. Dai, dobbiamo andare, ragazzi. Intanto abbiamo fatto l'uno e un quarto. Ce l'abbiamo fatta, adesso andiamo su Reddit. Che devo fare anche le formazioni. Allora. Mentre quelli di sopra vivono la vita con leggerezza, quelli di sotto vivono la vita con tristezza, amarezza, ammirate. Pira sta ridendo. Ha vinto questo, Sbronzovic. Ha già vinto questo. Sempre di più. Sir Carlo. E qui direttore Ognizzanti effettivamente... Vabbè, però comunque lui è toscano, magari era per quello, eh. Era lì a lavorare, mandato da lì.
Vabbè, questa pubblicità. Quando al Mac chiedi che non ti venga messo il cetriolo e puntualmente te lo metti. Mamma mia, odiosa come roba questa qua. Analfabeta funzionale. Analfabeta funzionale. Analfabeta funzionale. Individuo al bordo. Da qui è stata sancita la fine della C Milan. Condoglianze ai tifosi milanisti. Catroia, veramente. Mamma mia, che culo. Mamma. Devo tornare. Però mi ha svelato il segreto. Io, siccome l'ho vista live, mi ha svelato il segreto. No. Allora, già, cioè... Una cosa divertente era Fub che parlava sottofondo. Per quello incompetente di Fabio Bergamo, ragazzi, questo non è da Reddit. Già ho capito. Una roba... No, però è incompetente. Uguale. Ma lui praticamente c'è cosa fa? È l'imitatore di Tommy il milanista. Allora, questo è un genio. Non ci credo. No. Ma cosa c'è? Gli spaghetti? Sì. Spaghetti. Minchia, che meta web è questo? Pioli! Pioli maledetto! Dobbiamo superare la Juventus! Però si deve sfuocare la telecamera, è troppo a fuoco. Pioli, neanche questa ce l'hai fatta! Neanche questo, maledetto! Pioli! Maledetto! È chiusa e devastante. Che poi lì dal vivo non è proprio così, che il live è peggio da YouTube. Per non dimenticare Bologna-Lazio è di ieri Pancio. Ah, ok, vediamo se c'è qualcosa di new, something new. Ma il demone di Terracina c'è lui e ti osserva, tuo rotto. Pioli, sì. A fine campionato. Che veramente. Grande Slondovic, grande Stefano. Idolo di Manfredi. Vabbè. Chi è? Giroud. Vabbè, non è un Reddit. Boh. Allora ragazzi, vi ringrazio a tutti, io rimango a fare la formazione, grazie Marco, il nostro direttore. Buonanotte. Grazie Ciccione. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Spammate i canali per favore, grazie ai nostri ospiti, spero che abbiate passato una bella serata, grazie Flavio, grazie Spadoni. Grazie. Grazie. Ciao, buonanotte. No, comunque... Ho trovato un tifoso dell'Empoli per voi, se volete. Come si chiama? Vincenzo, un tifoso dell'Empoli, zona Empoli. L'ho scoperto stasera che ero in live con lui. Va bene, grazie, grazie direttore. Vabbè, faccio io le formazioni a confronto. Se volete rimanere in audio, aspetta, potete rimanere. Ti aiuto. Allora, vai, ditemele. Allora, devi fare, tanto più o meno il modulo è lo stesso, quindi ci troviamo, devi fare Sommer o Black. Ma come si dice, cos'è che devo dire praticamente, perché la faccio in inglese? Sommer o Black? Non puoi fare in spagnolo. Ah, perché sono spagnoli loro. E come si dice? Comparación de los Inter Atletico, Atletico Inter, raga. Inter in casa. Chiedo intanto ai nostri mod di salvarsela, così la facciamo da qua. Inter Atletico, hai detto? Inter. Come si dice contro, ragazzi, in spagnolo? Prima di darti la mano, non ricerco. Comparación de los equipos Inter contro. Contro, se si dice, no? Contro. Ma secondo me sì. Contra Inter contra Atletico de Madrid, comparación de los equipos allá ahora. Ok, vai, dimmi. Sommer o Black? Sommer o Black? Allá ahora o Black? Un pequito meno che. Non mi ricordo l'altro, com'è che è? Sommer. Un pochito más. Un pochito meno. Ah, ok. Aia ora
Sommer un poquito más bueno que el otro. Pavard Hermoso. Non lo conosco, Hermoso com'è, forte ragazzi? Non è male, però poi cioè, in teoria è un po' meglio Pavard. Dici Harry, sei d'accordo? Sì, sì, Pavard migliore. Com'è che si chiama Pavard Hermoso? Sì. Sì, Hermoso. Pavard contro Hermoso allá ora es igual. De Vrij Witzel. Fatto la chat, io leggo anche la chat. Pavard Witzel? No, che? De Vrij Witzel. Witzel, secondo me. Che dite? Witzel a fine carriera ormai. Vabbè, perché De Vrij invece, vabbè, nel fiore dei suoi anni, mo, non ho capito. Anche qua stiamo lì, eh. De Vrij contra Witzel. Aia ora Witzel un pochito más bueno che De Vrij. Bastoni Savic. Bastoni qua, eh. Sì. Bastoni contra Savic. Aia ora Bastoni es mejor. Darmian Llorente. Llorente. Oh minchia. Però anche Darmian, ragazzi, comunque è forte, eh. Llorente a me mi piace un sacco. Chat. Hasta hoy. Non lo può. Aia ora fa troppo, mi piace di più aia ora comunque. Llorente? Sì. Darmian contro Llorente, allá ahora Llorente leggermente más bueno. Secondo me qua ti devi inventare qualcosa. Leggermente. Prego. Centrocampo. Vai. Allora abbiamo Barella Barrios. Vabbè, Barrios, Barella. Barella, ovviamente. Barella contro Barrios, allá ahora Barella es mucho mejor que Barrios. Çalhanoğlu Koke. Pesa questa, ragazzi. Però a Cannes, Se la fai bene, ovviamente Çalhanoğlu. No, ma io la faccio sempre bene, ragazzi. È che non bisogna dimenticare che uno può sbagliare. Ci sono anche le sensazioni. Perché se vuoi fare il content, perché non è aia ora, cioè proprio in questo esatto momento. Magari uno gli si è rotto un piatto e non funziona, cioè è un messo peggio in quel momento lì. Comunque c'ha la Nolu Però Koke. Secondo me qua dicendo Koke impazzirebbero. Uguali, anche uguali. C'ha la Nolu contro Koke, aia ora a cancia la Nolu o un pochito más che Koke. Ragazzi, non è un gioco, eh. Mkhitaryan De Paul, come vuoi. Mkhitaryan contro De Paul, aia ora De Paul es un pochito más che Mkhitaryan. Di Marco Riquelme. Di Marco. Ma Di Marco ultimamente, vedi, tu sei uno che dà, cioè è tipo carica nobiliare. Secondo me Di Marco ultimamente, ragazzi, com'è che si chiama quello là? Riquelme. Riquelme. Non è Riquelme, quello è Riquelme. Ah, non è lui? Sto scherzando. No. Di Marco contro Riquelme, aia ora è su ugual. Ci sta, vai. E siamo all'attacco. Lautaro Griezmann. Però Griezmann sta giocando bene ultimamente, eh. Giocavamo anche i dati prima. E l'altro com'è? Lautaro Griezmann e Thuram Depay o Morata. Siamo lì.
Turam Depay è l'altro Manfred? Sì. Anche Depay tanta roba, eh? Ma non è meglio fare forse Turam, Griezmann e Depay l'auto? Da vigliacchi. Sì, però noi siamo un po' merda. Falla così, che ti, è un po' da vigliacchi. Lo so, lo so. Turam contro Griezmann, agli ora Griezmann è mas mejor che Turam. E vabbè, poi Lautaro Depay. Lautaro contro Depay, agli ora Lautaro è un pochito mas che Depay. In panchina c'è... Sì? No, Inzaghi. Aspetta, rifai questo che ci potrebbe essere un cambio. Fai Di Marco con Lino, perché potrebbe giocare Lino. Di Marco contro Collino, aia ora Di Marco è mas mejor. Dai, ma chi cazzo è Collino? Non è male. Ma, cioè, Lino. Ma, è, cioè, ma si chiama Collino come anche Lino? Se, si no, scrivono no, così Lino, loro Lino. Pensa se c'hai un terzino che è Collino e sulla sinistra c'hai anche Lino, praticamente devastante, sarebbe una formazione incredibile. Sì, sì. Lino bravo, è un bel terzino sinistro. In, come si dice in panchina, ragazzi? Devo fare in panchina. Fai Inzaghi Simeone. No, come si dice in panchina in spagnolo, dico. Non lo so. Alla carta tipo l'entrenador para l'entrenador. No. Vabbè, ho capito. Ma quante R c'ha, ragazzi, dai, io gli voglio bene, però no, è in panca. Facciamo così. Mi ho finito anche l'acqua, che vita di merda. È il tranquillo dell'entrenador. Chiari, se lo dico uguale, secondo me non va benissimo. Però vabbè, ok. Ente d'era... dai, tu quante ne ha troppe? Entrenador. Entrenador. Adesso mi viene da ridere, però... È il mister Simone Inzaghi contro Simeone aia ora... Io penso che Simone Inzaghi è mas grande che l'altro. Boh, applausi. Perfetto. Caricatelo subito, mi raccomando, tutti a sostenere, dicendo c'ha ragione, avanti e indietro, no? Poi vedrete. Ma non è tutto rezzo. Ce l'abbiamo fatta. Fatto. Buonanotte. Buonanotte. Ci vediamo domani, ragazzi. Spero che avete passato. Forza. C'è? Cosa c'è? Forza al Atletico Madrid. Dai, è un'ossessione. Ragazzi, guardate che è vivere la te la gufi. Questa qua è come quando c'è la sensazione che lei ti tradisce e poi si scopa un altro. Ve la gufate così, è peggio, vivetela meglio. Sembra rivivere il 2010, onestamente. Cioè, la paura ce l'ho che la vincola la Champions, perché sono veramente forti. E che frutta c'è ultimamente lì? Allora, abbiamo le arance, le pere e la mela. Le banane le ho finite oggi pomeriggio. No, allora direttore, no, così no. Pesante, pesante. Spegni anche tu la luce, facciamo un po' di soft spoken. Spegni la luce. Non posso spegnere adesso perché c'è una mamma che sta facendo il pane prima fa. E lì di fianco. Bellissimo. E lì di fianco a te, Harry. E lì di fianco a te. Sì, sì. Vabbè, sera che grande. Quante nostre? Picchia. Ma ti hanno lasciato al buio o ci ha sentito ha cambiato?
No, ma no, mi ha lasciato proprio il buio. Però guarda Gesù quanto è grande. Perfect timing proprio. Dovremmo fare un senza giacca tipo quando arriviamo, che lo facciamo così e parliamo di altro. Cioè, spegniamo proprio sì. Le luci. Non sarebbe male, tipo di attualità. Così, proprio al buio, buio, buio. Sì. Con il direttore? Ovvio. Sì. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. E forza, Harry, forza. Alla Madrid. No. Cioè, la mano diceva altro, però vabbè, buonanotte, meglio glissiamo, va. Ciao, ragazzi.